Bene, buonasera a tutti. Chiedo ai consiglieri per cortesia di controllare che le tessere siano inserite correttamente. Bene, chiedo al segretario se c'è il numero legale. Sì, Presidente. Bene, c'è il numero legale. Dichiaro aperta la seduta del consiglio comunale. Per ora sì. Già contato. Eh. Già contato. La un accordo, un... Bene. Bene. Bene, il numero legale c'è. Eh, nomino scrutatori il consigliere Walter Manzon, Mara Piccin, Roberto Freschi. A me risulta assente solo il consigliere Franco Giannelli. Non ho comunicazioni di ritardi. Comunico che ai sensi dell'articolo 30 del regolamento del Consiglio Comunale il verbale della seduta precedente è messo a disposizione dei consiglieri, anche in formato digitale, e che può essere consultato anche con l'ausilio del computer presente in saletta consiglieri. Qualora entro la fine della seduta non siano sollevate eccezioni, il verbale si intende approvato senza votazione. Comunico al Consiglio quali sono state le decisioni prese dalla conferenza dei presidenti per quanto riguarda l'ordine dei lavori. Inizieremo con le comunicazioni del sindaco che poi... Si sostanzieranno nella presentazione del nuovo ospedale Pordenone con l'intervento del direttore generale dell'azienda, dottor Paolo Bordong, e dei progettisti. Dopodiché, ecco, specifico che è data la possibilità ai, anzi, ai, ai consiglieri di poter intervenire per un tempo massimo di 10 minuti per ogni gruppo. E dopodiché passeremo all'esame dell'interrogazione, l'unica che c'è all'ordine del giorno, e dopo l'esame della delibera sul DUP fino al suo esaurimento. Se dovessimo esaurire l'esame della delibera del DUP prima delle 22.30, passeremo alle mozioni. I lavori si chiuderanno alle 22.30, salvo prosecuzione per la delibera sul DUP. Bene, detto questo, do la parola. No, scusate, ho delle comunicazioni da fare anch'io. Allora, comunico al Consiglio, essenziale articolo 67 del Regolamento, che l'interrogazione numero 69 2015 del 14 dicembre 2015, presentata dai consiglieri Francesco Giannelli, Alessandro Sperotto e Matteo Loro, avente ad oggetto disattenzione nell'applicazione del regolamento comunale di igiene, ha ricevuto risposta scritta. Ha ricevuto risposta scritta anche l'interrogazione numero 1 del 2016 del 7 gennaio 2016, presentata dal consigliere Francesco Giannelli, avente ad oggetto bando PISUS. Bene, detto questo, do la parola al Sindaco. Prego, signor Sindaco. Grazie, presidente. Buonasera buonasera a tutti voi. Eh, Ci eravamo scambiati questa scommessa, questo appuntamento, qualche tempo fa, e eh, quindi mh, diamo immediatamente la parola ai nostri ospiti, ricordandovi che eh, è quello che noi vogliamo avere questa sera durante le mie cosiddette comunicazioni, ma era l'unico modo per allocare. Il tempo è una sessione da un lato illustrativa, ma dall'altro sufficientemente interattiva, quindi i dieci minuti eh, di cui, eh, a cui accennava il Presidente, poi immagino saranno eh, ampiamente utilizzati, credo, anche per fare delle domande a cui verrà data risposta. Quindi voglio dire, è un momento importante per la città, per noi come Consiglio, quindi il, il fatto di capire bene. Eh, non solo eh, i, i, de, un certo grado di dettaglio del progetto del nuovo ospedale, ma anche i tempi, insomma, tut, tutte le informazioni al meglio che oggi sono disponibili, credo che sia un'occasione eh, preziosa per tutti noi. Quindi prego, direttore, può, eh, Presidente, posso sì, sì. passare la parola? Prego. Prova, prova. Grazie. Buonasera Sindaco, buonasera a tutti i consiglieri da parte mia di dei collaboratori che sono qua eh, per cercare di supportare la presentazione. È per noi un piacere poter presentare alla città di Pordenone quello che è lo stato dell'arte della progettazione del nuovo ospedale. Noi siamo, come vedremo, alla fase in cui vedrete esposta il progetto definitivo che è stato eh, approvato dall'azienda e dagli organi di vigilanza dell'azienda stessa. Io mi, eh... Aiuterò con una presentazione in PowerPoint, dopo farò un overview sullo stato dell'arte anche dal punto di vista della procedura amministrativa. Poi ci sono i miei collaboratori, l'ingegnere Loretta De Colle, che è il responsabile unico del procedimento, l'ingegnere Muratori, che è rappresentante della Politecnica di Modena, e altri collaboratori della Co-Progetto. Questa è una vista dall'alto eh, di com'è adesso la zona dell'ospedale, voi sapete bene che quest'area un era eh, un'area occupata dalle cosiddette ex casermette, queste sono state demolite oggi nell'area, questa area qui, eh, area che sarà oggetto del cantiere dell'edificazione del nuovo ospedale di Pordenone. A fianco c'è l'area del parcheggio attuale sempre di via Montereale. Qual è lo stato dell'arte della procedura? Sulla colonna di sinistra, mi sposto così la vedo insieme a voi, è l'iter della procedura che abbiamo seguito da quando mi è stato affidato il mandato prima come direttore eh, dell'azienda Ospedali Riuniti di Pordenone e poi dell'azienda unificata, azienda per l'assistenza sanitaria numero 5 Friuli Occidentale. E nella colonna di sinistra vedete il nuovo ospedale Cittadella della Salute perché poi le due opere come vedremo in qualche modo hanno interagito assieme anche se con delle procedure dal punto di vista della progettazione completamente separate. Abbiamo fatto la gara per l'affidamento della progettazione nel... Eh, nel 2014, nel 2015 abbiamo ottenuto il progetto preliminare e approvato il progetto definitivo nell'autunno dell'anno 2015. Adesso siamo nella fase della gara ed è pubblicata adesso sulla Gazzetta Ufficiale Europea con termine per la scadenza delle offerte il primo aprile di quest'anno. Per la progettazione esecutiva dei lavori. In questa fase, progettazione esecutiva è Nuovo Ospedale, Cittadella della Salute e la Centrale Tecnologica, quindi tutto quello che è il complesso che graviterà e darà risposta al polo complessivo socio-sanitario della città di Pordenone. Il progetto esecutivo contiamo quindi eh, di, di seguire questo cronoprogramma entro luglio 2016, ci sarà l'approvazione da parte della Commissione e eh, la valutazione delle offerte che eh, perverranno all'azienda, e il progetto esecutivo che verrà poi assegnato come compito ai vincitori dovrà essere redatto entro la fine dell'anno. Quindi, entro la fine dell'anno, noi saremo in grado di assegnare l'area per l'esecuzione dei lavori, lavori che avranno un cronoprogramma così distinto, due anni per la realizzazione della cittadella della salute e quattro anni e mezzo di cantiere per quanto riguarda la realizzazione del nuovo ospedale. La fine dei lavori la stimiamo nel corso dell'anno 2021. Eh, periodo in cui poi eh, ci sarà la parte dei collaudi e i trasferimenti dai padiglioni che abbandoneremo, tutti i padiglioni l A e il B, mentre il C avrà una destinazione diversa, però preme sottolineare che tutta la parte eh, sanitaria sarà ospitata in un edificio completamente eh, nuovo, che poi eh, vedremo. Quindi nel 2021 i collaudi e i trasferimenti. Nel frattempo noi abbiamo eseguito eh, anche tutta una serie di lavori che sono stati eh, lavori propedeutici eh, per rendere libera l'area del cantiere, in particolar modo tutta una serie di eh, demolizioni. Sì. Qual è il quadro economico? Il quadro economico di quest'opera quest è il seguente, 150 milioni in conto capitale. Eh, garantiti dal bilancio della regione per la realizzazione del nuovo ospedale. 9 milioni che abbiamo recuperato nel corso dell'anno 2015 sono fondi comunitari sul, pro sul programma ForfSer 2014-2020 completamente destinati alla realizzazione della centrale tecnologica che questo non aveva un suo finanziamento. Quindi solo per l'edificio per il complesso ospedaliero sono complessivamente 159 milioni di euro, a cui si aggiungono i 12 milioni per la realizzazione della Cittadella della Salute, quindi un, un ammontare che è a gara di 171 milioni di euro. E le opere propedeutiche come vedete sono quelle dei 3 milioni, 925 mila lavori già eseguiti che sono le demolizioni delle casermette con tutte le sue bonifiche, 1 milione e mezzo è la nuova sede dei servizi mortuari, cantieri di prossimo avvio che contiamo di far partire i lavori nel corso di questo mese di febbraio, quindi in qualche modo è la prima opera propedeutica del tutto nuova che nasce a supporto e funzione del nuovo ospedale. 335 mila euro circa sono i lavori già eseguiti per i trasferimenti propedeutici interni, ce cioè ne abbiamo dovuto nel corso dell'anno 2014 sostanzialmente, parte del 2015, trasferire una serie di attività sanitarie e amministrative che insistevano nelle casermette abbiamo dovuto fare degli adeguamenti dei lavori per spostare gli uffici o gli ambulatori e 150 mila altri lavori propedeutici Ci siamo permessi qua di in qualche modo rapportare che cosa significa realizzare il nuovo ospedale dal punto di vista anche delle sue dimensioni rispetto all'edificio che lasceremo. Oggi il nostro, il nostro ospedale che come sapete è sostanzialmente dislocato a blocchi su più edifici chiamati A, B, C e altri padiglioni come l'H, è Occupano complessivamente 80.000 metri quadri. Il nuovo ospedale sarà più grande perché avrà una dimensione di 95 metri quadri, compreso il padiglione C, che è compreso anche negli 80.000 dove ci saranno delle attività di supporto all'attività sanitaria quali uffici, laboratorio, formazione ma non attività per acuti tipico che invece sarà ospitato solo nel nuovo edificio quindi è un ospedale completamente nuovo non è come spesso si è sentito dire una ristrutturazione di quello che c'è al contrario un sarà una serie di edifici completamente nuovi, realizzati, più ampi più confortevoli dal punto di vista degli spazi, sicuramente eh, pensato con un'ottica dei giorni di adesso, è molto più funzionale alle, a, ai servizi che dovremmo erogare in prospettiva. Quindi c'è una dimensione sicuramente più ampia, per dare una dimensione anche al progetto preliminare che avevo trovato che era quello della Comina per quanto riguarda... Gli spazi sanitari era sostanzialmente simile, leggermente di meno, 2-3 mila metri quadri inferiore, ma era sostanzialmente questo, identico dal punto di vista degli spazi dedicati all'assistenza sanitaria. C'era invece circa 21 mila metri di attività cosiddetta ad uso pubblico, quali ad esempio eh, auditorium o spazi di questo tipo. Altri vantaggi il confronto tra l'attuale e il futuro ospedale sono dati da eh, oggi abbiamo una forte criticità che è quello dell'ingresso unico in via Montreale. In via Montreale si accede per andare a trovare un parente che magari è oggi è in degenza da noi, per andare a fare una visita ambulatoriale, per un ricovero, ma anche per accedere al pronto soccorso. Quindi è obbligatorio passare per l'unico porta di accesso. Con gravi sia per quanto riguarda la viabilità ma per la fruizione complessivamente dei servizi all'interno dell'ospedale. Domani la, la proposta e il progetto che noi contiamo di eh, realizzare quanto prima è un sostanziale miglioramento di questi accessi, ci cioè saranno dei percorsi dedicati. Per quanto riguarda l'attività ambulatoriale per esterni, senza necessariamente entrare nell'ospedale per Acuti, quindi sulla via Montereale, un accesso per l'area dell'emergenza urgenza per Viale Rotto, quindi dietro l'ospedale, e, e quindi con dei percorsi completamente differenziati rispetto all'attuale. Anche l'emergenza urgenza graverà su Viale Rotto, quindi l'area delle ambulanze. Oggi le ambulanze escono tutte dallo stesso identico ingresso, cioè da Via Monte Reale. I, eh, un altro dei problemi oggi è quello dei posteggi che sono lontani dall'area centrale, soprattutto degli edifici eh, A e B. Domani invece il parcheggio di Via Monte Reale, che sarà eh, ampliato con una un sua localizzazione sotterranea anche, eh, sarà di fronte all'ingresso dell'ospedale, quindi da questo punto di vista anche la logistica, l'utilizzo degli spazi sicuramente migliorerà la fruibilità quindi la suddivisione in diverse tipologie di accesso con dei parcheggi dedicati eh, sia ai, a seconda della tipologia, ai trasporti secondari, al pronto soccorso e accessi dedicati ai parcheggi per quanto riguarda la, la logistica interna e le necessità di approvvigionamento dell'ospedale stesso. Per quanto riguarda un'altra importante novità, che vorrei sottolineare un po' con forza è l'apporto che la centrale tecnologica nuova darà all'ospedale. L'attuale centrale tecnologica ovviamente è una centrale datata da qualche decennio, è perfettamente funzionante, viene mantenuta per il suo scopo, ma è necessario, eh, c'erano qua due scelte da fare, una era rimettere a nuovo in qualche modo l'attuale centrale tecnologica investendo qualche risorsa in più, per alimentare un corpo nuovo che come abbiamo visto è anche più ampio rispetto a quello esistente. L'altra era invece riuscire a eh, realizzare una centrale tecnologica completamente nuova. Il problema, come spesso accade, sono le risorse. Grazie al finanziamento europeo di 9 milioni che siamo riusciti ad acquisire, questa prospettiva è diventata certezza e realtà. Quindi noi saremo in grado di realizzare una nuova centrale tecnologica che servirà a alimentare, quindi è il motore sostanzialmente del nuovo ospedale, tutto il nuovo edificio con eh, principi di cogenerazione e trigenerazione che sono i più avanzati in termini di maggiore efficienza energetica, ma anche e soprattutto grazie al combinato dell'utilizzo di eh, fonti rinnovabili come il fotovoltaico e il solare termico. E un altro possibile vantaggio della nuova centrale è un minore inquinamento anche acustico rispetto all'attuale centrale. Per darvi una dimensione del risparmio in termini di tonnellate equivalente di petrolio avremo un 20% circa in meno di utilizzo di risorse per quanto riguarda. Eh, il mantenimento e quindi la fornitura di energia all'edificio. È un'importante riduzione di emissioni in atmosfera di CO2 pari al 31% rispetto al dato eh, esistente attuale. Anche questa è un'informazione che credo sia molto importante. La centrale tecnologica in tutte le aree in cui attualmente in, in Italia piuttosto che in Europa dove viene realizzata, dà opportunità alle città dove vengono realizzate per fare anche altre cose. Questo è evidentemente se la città lo vorrà, quale ad esempio reti di teleriscaldamento a supporto di edifici pubblici con ulteriori riduzioni di emissione atmosfera e vantaggi anche di tipo economico e fiscale per questo tipo di progettualità. una veloce vista rispetto a quelli che sono i contenuti, cioè abbiamo descritto velocemente qual è l'iter amministrativo e quali saranno i vantaggi del quadro economico, che cosa ci sarà dentro. Ecco, questa è l'offerta, innanzitutto eh, 80 ambulatori, compresi gli ambulatori chirurgici, ambulatori che, come vedremo dalla presentazione, Avranno un'area dedicata sostanzialmente a ridosso di via Monte Reale e consentiranno al cittadino, paziente, che deve fare una visita per esterni, quindi non, non necessita di un ricovero ospedaliero, di andare in un edificio dedicato, quindi senza andare a eh, creare problemi nella, come oggi nella commistione tra ambulatori all'interno di reparti di degenza. Ci saranno sei sale per l'ondoscopia digestiva e la broncoscopia. 4 sale di cardiologia e radiologia interventistica, quindi tutti gli spazi importanti per una medicina dei servizi moderni saranno potenziati e ampliati, 11 sale operatorie di cui 3 per l'attività di day surgery, 4 sale travaglia parto più una sala operatoria per il cesareo e 500 posti letto complessivi e che sono sostanzialmente l'offerta odierna, quindi non abbiamo una riduzione ma un mantenimento dei posti letto eh, complessivi e 22 posti di dialisi ad assistenza elevata. Rapporti che dovranno nascere necessariamente tra l'azienda e l'amministrazione comunale per seguire e implementare questo iter che vi ho presentato, sostanzialmente riconducibili a tre macro aspetti. Il primo è quello della valutazione della bozza di modifica. Cioè, oggi esiste una convenzione tra l'amministrazione comunale e l'azienda per quanto riguarda l'utilizzo del parcheggio di via Montereale che è un parcheggio di proprietà dell'azienda ma è a uso pubblico. Cioè chiunque oggi può parcheggiare l'auto, lì sarà la stessa cosa. Necessariamente vedremo poi avremo un periodo di stop di questo tipo di parcheggio perché noi eh, quando partirà il cantiere una delle prime opere sarà la realizzazione del parcheggio interrato che sarà destinato ai dipendenti dell'azienda quindi a diciamo, un'utenza interna quindi qua dovremmo in qualche modo disciplinare questo aspetto se non altro per il blocco temporaneo dell'utilizzo di questa area blocco che noi immaginiamo di 7-8 mesi circa L'utilizzo temporaneo in fase di cantiere di alcune aree che necessiteranno, perché adesso abbiamo visto dalla, dalla foto dall'alto che tutta l'area interna eh, dell'ospedale è diventato un mega parcheggio utilizzato prevalentemente dai dipendenti dell'azienda stessa. Dal momento in cui si andrà a costruire in quell'area lì, è evidente che ci saranno degli impatti nelle aree intorno. L'idea condivisa con l'amministrazione comunale è quella di realizzare e di, met cioè di metterci a disposizione l'area del magazzino comunale di Valerotto per poterla essere utilizzata, quale area eh, almeno temporanea eh, di parcheggio. E poi una valutazione congiunta tra aziende e amministrazione comunale per quanto riguarda tutti gli aspetti e le opere necessarie al miglioramento della viabilità intorno al comprensorio. Abbiamo detto che il flusso cambierà, avremo sostanzialmente delle direttrici diverse che insisteranno in via Montereale in due sensi: nella parte nord verso la Pontebana, nella parte sud verso la città e tutto l'utilizzo di Viale Rotto che cambierà nella sua funzione rispetto all'esistente. Cosa è stato fatto finora? Questo è il quadro economico dei soldi che abbiamo già speso, quindi le demolizioni degli edifici citati con delle lettere no? sono tutte le, le ex casermette che alcune erano già abbandonate, altre invece ospitavano delle attività sanitarie o amministrative. Queste sono state abbattute secondo il cronoprogramma che avevamo in qualche modo immaginato. Noi abbiamo concesso alla ditta solo due, eh, due sospensioni. Una era dettata al fatto che erano state trovate una quantità di amianto superiore alle ipotesi previste e su queste abbiamo speso 207 mila euro già comprese ovviamente nel quadro economico e quindi non è che abbiamo dovuto spendere risorse in più. L'altra era anche legata al tema estivo di quest'estate l'eccessivo caldo e con produzioni di polvere in atmosfera, per cui si era convenuto in qualche modo che a certe ore, in certi giorni, di in qualche modo sospendere il, il cantiere stesso. Eh, L'opera di demolizione e di bonifica, perché l'importante era la bonifica, riportare via tutta quella montagna di detriti, è avvenuta devo dire, successo senza particolari intoppi, se non questi, ma comunque in qualche modo prevedibili e gestiti bene. E, e quindi noi abbiamo speso sostanzialmente 925 mila euro per bonificare completamente quel tipo di, di area. Ultima informazione che vi do io è questa: eh, la prima opera propedeutica e quindi il primo pezzo di nuovo ospedale parte da questa realizzazione. Che è situata per chi conosce un po' eh, la zona dell'ospedale, vicino all'area dei laboratori per intendersi al padiglione H, è la nuova sede dei servizi mortuari. Perché quella attuale verrà poi abbattuta e dismessa perché lì insisterà proprio il corpo del nuovo del nuovo ospedale e questa è un'opera che abbiamo già giudicato, quindi siamo nella fase di consegna proprio dei lavori alla ditta che ha vinto e vale circa sì, vale un milione e mezzo di, di euro, quindi questa è in qualche modo l'inizio dell'iter. Ecco, io avrei finito e passerei la parola per la presentazione all'ingegnere Buradori della Politecnica di Modena. Buonasera, sono Paolo Moratori di Politecnica. Politecnica è la società mandataria eh, del raggruppamento che si è aggiudicato l'incarico di progettazione del nuovo ospedale. Eh, noi guidiamo sostanzialmente un raggruppamento costituito da eh, quattro soggetti, ovvero eh, Politecnica appunto, coprogetti di Pordenone che eh, penso conoscerete. Eh, eh, lo studio PINEARCH di Barcellona eh, che eh, si occupa prevalentemente, eminentemente di progettazione sanitaria ospedaliera eh, e la società STEAM di Padova eh, che ha anch'essa grande esperienza in ambito di progettazione eh, sanitaria con un particolare orientamento alla progettazione degli aspetti impiantistici. Eh, noi ci siamo appunto aggiudicati l'incarico di, di sviluppare la progettazione sia preliminare che mh, definitiva e, e abbiamo eh, condotto, a partire dalla prima metà del, ehm, eh, del 2015, eh, gestito le fasi di progettazione e le fasi di indagini propedeutiche che ci hanno condotto sostanzialmente allo sviluppo delle proposte. Eh, il progetto definitivo che ha eh, citato e eh, di fatto già mm, sommariamente descritto il direttore è costituito eh, da, da una, ovviamente una mole documentale importante, perché parliamo di più di 400 elaborati. Eh, io ho cercato di estrapolare, abbiamo cercato di estrapolare alcuni dati o alcune indicazioni significative, eh, condensate in circa 20 slide. Quindi eh, vi darò una breve carellata che fornisce qualche raguaglio e qualche informazione in più rispetto a, a quanto già citato dal, uh, dal direttore. Eh, ovviamente siamo a disposizione per qualche ulteriore chiarimento o approfondimento specifico. Ecco, ovviamente uh, vediamo. Come immagine introduttiva sostanzialmente la rappresentazione dell'area, o meglio dello stato ante intervento, eh, con individuati eh, nel, nei diversi colori le diverse specificità, le diverse sotto ovvero sia in aree in rosso il sedime del, eh, del nuovo edificio eh, ospedaliero dove si andranno appunto a concentrare le funzioni sanitarie, il sedime dell'attuale parcheggio pubblico dove verrà realizzato il eh, parcheggio. Uh, ovvero sia verrà ricreato il parcheggio di superficie e realizzato un, parcheggio, un livello di parcheggio interrati dedicati al, uh, all'utilizzo da parte del personale dell'ospedale, uh, uh, il padiglione C che uh, verrà, uh, sarà fatto oggetto della, della progettazione definitiva uh, nei mesi a, a venire e l'attuale area del padiglione d'ingresso al comprensorio sanitario che in prospettiva futura potrà essere destinato, verrà destinato alle, eh, ad area di, di destinata a parcheggio a servizio del nuovo, del nuovo comprensorio. In questa figura rivediamo sostanzialmente l'immagine planimetrica con la situazione eh, sostanzialmente eh, ante intervento, ovvero sia tratteggiati eh, i sedimi delle, degli edifici demoliti, l'attuale padiglione, padiglione N che sarà anch'esso oggetto di demolizione, eh, al fine di ricavare diciamo, lo spazio e la disponibilità di superficie per la realizzazione della, del, del nuovo edificio e delle, e delle centrali. Alcune immagini eh, del, dell'area oggetto di demolizione. Ecco, qui vediamo invece l'immagine planimetrica del eh, post-operam, ovvero sia il sedime del nuovo edificio ospedaliero, il sedime della nuova centrale tecnologica, la eh, eh, realizzazione dei due parcheggi, denominati appunto P1 e P2, eh, che abbiamo individuato appunto in maniera distinta poiché l'interrato è essenzialmente destinato al, eh, al personale dell'ospedale, mentre il parcheggio di superficie tornerà ad essere e eh, anzi diverrà in maniera ancora più eh, forte, in maniera ancora più diretta, eh, il parcheggio a servizio del, eh, dell'ospedale. Il complesso sanitario, sostanzialmente il nuovo edificio dove mh, saranno collocate e accentrate le funzioni sanitarie, si articola sostanzialmente in quattro eh, corpi emergenti eh, ed in due corpi bassi corpo basso uh, che um, uh, ospita le funzioni ambulatoriali che si affaccia su via montereale, un corpo basso che si affaccia sul, sul lato nord ovvero sia sul parcheggio dove saranno invece um, concentrate le funzioni di, di accoglienza, uh, alcune sale conferenze, il bar, eh, l'atrio, l'androne d'ingresso. Il, il progetto vive sostanzialmente Essenzialmente di, 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 di due direttrici, ovvero sia, eh, sia ed è stato sviluppato uh, su due direttrici. L'integrazione, la forte integrazione con il resto del comparto. La relazione con l'ambito urbano nel quale viene inserito. Eh, ovviamente eh, questo costituisce ha costituito un vincolo forte ma anche uno spunto eh, per orientare la, la, la modulazione della proposta progettuale. Eh, si è quindi scelto sostanzialmente di costruire una proposta tarata sulla eh, relazione tra le volu i volumi del nuovo ospedale, i volumi del nuovo edificio e i volumi preesistenti, quindi scegliendo essenzialmente di non... Eh, eh, di mantenere un edificio ad una scala correlabile e correlata all'ambito urbano nel quale esso è stato inserito. Queste che vediamo sono eh, alcune immagini, probabilmente <coughs> qualcuno di voi avrà avuto già occasione di vederle, degli studi di inserimento all'interno dell'ambito urbano, eh, sviluppati con, con un plastico di, di lavoro, poi. In passaggi successivi rivisto, affinato ed evoluto dalla, dalla fase preliminare alla fase definitiva, rivediamo sostanzialmente la, il corpo ambulatoriale su via Montareale, il corpo Nord e i quattro volumi destinati alle funzioni eh, sanitarie e alla decenza. In, in queste sezioni ehm, Apprezziamo invece la relazione tra ehm, la scala appunto, urbana e l'inserimento su via Monte Reale e i volumi del nuovo edificio, ovvero sia, si è scelto di mantenere eh, i corpi che fronteggiano il corpo che fronteggia eh, via Monte Reale, che l'accompagna, eh, ad una scala rapportabile a quella del, degli edifici eh, che la fronteggiano sul lato opposto in maniera tale da non avere corpi emergenti che imponessero sul, su via Montereale. D'altra parte sul, sul prospetto che affaccia su via Montereale è stato, su impostazione dell'architetto De Pineda, individuato un percorso che di fatto si configura come un naturale proseguimento dei percorsi pedonali, dei percorsi porticati che già attualmente esistono su, su via Montereale. In questo caso vediamo la sezione sul lato, sul lato posto, sul lato est, ovvero sia su Viale Rotto. In questo caso il corpo che individuiamo, che vediamo è quello delle nuove centrali tecnologiche, costituite da due livelli fuori terra e da un livello interrato. Anche in questo caso eh, si è quindi utilizzato il corpo delle centrali per mediare tra eh, la scala eh, diciamo, eh, edilizia del, eh, dell'ambito, della porzione di città che si affaccia su quella strada, ed il corpo principale dell'ospedale, ovvero sia anche in questo caso i volumi tecnici costituiscono una mediazione volumetrica rispetto al corpo dell'edificio principale. In questa slide vediamo eh, sintetizzate essenzialmente alcune delle informazioni riguardanti il sistema degli accessi che il direttore aveva già citato, ovvero sia un accesso principale costituito dal... Uh, dal punto di ingresso e dall'androne, collocato in corrispondenza dello spigolo nord-est del nuovo fabbricato, in corrispondenza di quello spigolo, quindi si, uh, si, si colloca il principale ingresso del pubblico, che potrà raccogliere sia i flussi in arrivo dai eh, trasporti pubblici, dai, eh, dai movimenti, dagli spostamenti pedonali o ciclopedonali attraverso viale Monte Reale e eh, d'altra parte l'avvicinamento la, sia eh, dal eh, parcheggio nord eh, da parte del pubblico eh, che andrà a parcheggiare nel parcheggio di superficie che attraverso un collegamento interrato eh, che quindi mette in collegamento il livello meno 1 del parcheggio al livello meno 1 dell'ospedale dove peraltro si colloca in uno dei, dei due eh, denti eh, dei due corpi lato nord. Il, lo spazio dello spogliatoio, ehm, collegamento interrato appunto che mette in relazione direttamente il parcheggio interrato del personale agli, al, agli spogliatoi destinati al personale in maniera tale che i flussi vengano mh, nettamente separati. Eh, andando eh, nelle intenzioni perlomeno a risolvere una delle principali criticità dell'attuale comprensorio, ovvero sia appunto il sovrapporsi e l'intrecciarsi dei vari flussi in ingresso destinati all'ospedale stesso. Sul lato est, eh, quindi con accesso da Viale Rotto, eh, si colloca invece l'ingresso dell'emergenza con un corsello dedicato al, eh, all'avvicinamento e al, all'arrivo delle ambulanze. In questa slide abbiamo sintetizzato, rappresentato e riportato i prospetti dell'ospedale. Quindi vedete essenzialmente sul questo che sto segnando è il prospetto che si affaccia su uh, Viale Montereale. E... Quindi i due livelli bassi sono quelli del corpo a due livelli fuori terra, ovvero sia del corpo ambulatoriale, i quattro uh, elementi emergenti sono in realtà arretrati rispetto alla strada. E in quei corpi si uh, concentrano le, le funzioni sanitarie e di degenza nei, livelli, nei tre livelli più alti. E quello che sto invece indicando è il prospetto sul, uh, sul parcheggio, e questo inferiore il prospetto lato sud, che quindi affaccerà sull'attuale uh, sull corpo C. C. In queste sezioni invece, in questa sezione in particolare longitudinale nord-sud, vedete l'alternarsi tra eh, i quattro corpi principali e i vuoti intercalati ad essi, eh, dove sono state ricavate delle eh, chiostrine eh, verdi. Questo sul lato nord è il corpo eh, denominato NH6 che costituisce sostanzialmente appunto il padiglione d'ingresso dal parcheggio. In queste viste renderizzate invece abbiamo una, una rappresentazione, un'idea di quella che sarà l'immagine dell'ospedale dell appunto da Via, da via Monte Reale. E quello che vediamo è lo spigolo nord-est, ovvero sia il principale punto di ingresso che eh, costituirà l'accesso dal parcheggio. Scusate. Eh, Nord-ovest, sì, sì, sì. Nord eh, con accesso dal parcheggio e da via Montreale. Questo è invece da, eh, da sud-ovest, dove si apprezza eh, il percorso coperto che costeggerà eh, la strada eh, e la successione dei quattro volumi eh, arretrati. Qui vediamo una rappresentazione renderizzata di una delle degenze tipo, eh, che sono mh, rappresentate e costituite da uh, una superficie adeguata per uh, allocare, per ospitare due degenti, ma in realtà eh, comunque una uh, percentuale uh, superiore al 10% è uh, per degenza singola. In, in questa successione di immagini vediamo invece l'allocazione delle funzioni all'interno dell'ospedale con il livello interrato eh, dove ci sono in, in, nel primo dente, nel primo corpo a nord, eh, radioterapia e eh, medicina nucleare, poi lo spogliatoio e in questo senso appunto richiamo il collegamento che citavo in precedenza tra spogliatoio e percorso interrato che conduce al parcheggio in maniera tale da consentire dal parcheggio al personale di arrivare allo spogliatoio. Eh, operare la, il cambio e la vestizione e da qui distribuirsi lungo questa stecca ai nuclei verticali che condurranno direttamente eh, al reparto o all'unità di decenza il piano terra con eh, l'ingresso principale eh, il bar eh, il cup il bar, eh, due piccoli spazi per conferenza e invece da sud il pronto soccorso, poi eh, la terapia semi intensiva, l'endoscopia e via dicendo. Nel corpo, no, nel corpo NH5, ovvero sia appunto nella porzione che si affaccia su, uh, su Monte Reale, vediamo invece eh, la uh, successione dei moduli per le funzioni ambulatoriali, costituiti da questi uh, blocchi all'interno dei quali vengono ricavate eh, gli spazi ambulatoriali a seconda diciamo con caratteristiche in alcuni casi leggermente diverse secondo le funzioni eh, ai livelli superiori al, al secondo terzo quarto via, eh, si concentrano invece le funzioni di degenza eh, secondo una eh, modularità diciamo dettata dal, uh, dal dimensionamento operato in maniera tale che ogni unità di degenza accoglie dimensionalmente lo stesso numero di, eh, di posti letto e eh, fornisce diciamo, una uh, modularità uh, che può garantire anche una versatilità di utilizzo eh, non legata al, strettamente alle funzioni di reparto. Bene. Bene, noi avremmo finito questa prima parte. Tengo a sottolineare alcuni aspetti. Voi avete scorso delle immagini di come noi ci aspettiamo verrà realizzato un ospedale. Le criticità di come oggi, dal punto di vista logistico, l'ospedale di Pronone le conoscete meglio di me. Noi abbiamo una logistica pessima in alcune situazioni, penso ad esempio al pronto soccorso, penso alle stanze di degenza, molte di queste, anzi, praticamente tutte senza i bagni, stanze anche a quattro letti. È evidente che qualunque soluzione progettuale possa essere immaginata adesso è un salto in avanti inimmaginabile rispetto a quello che abbiamo effettivamente adesso. E chiudo solo con una una mia opinione personale per quello che vale, ma per il fatto di aver lavorato in molte altre aree della regione e avendo avuto modo già di occuparmi in passato di realizzazioni o di, o di essere diciamo, intervenuto in certe fasi progettuali e realizzazioni di altri ospedali della nostra regione. Il vantaggio di, questo, di questa soluzione che vedo venire avanti e forse dato anche dal ritardo con cui in qualche modo partono queste opere, per il fatto che ad esempio si possa coniugare assieme il nuovo ospedale con la Cittadella della Salute in un'unica area. Questa è una soluzione unica nel panorama dell'offerta della nostra regione. Non c'è Trieste, non c'è Udine, creando problemi perché alcuni servizi sono dislocati dalle parti opposte. In questo caso, in, con questa soluzione progettuale. Verrà realizzato un polo effettivamente completo e del tutto nuovo, cioè parte la progettazione e la realizzazione a, con lo sparo iniziale, cioè a zero. Quindi avremo a questo punto molto, molto, molto avanzata. È un'opportunità da non perdersi, da giocare con forza. È evidente che. La parte tecnologica e quello che sarà contenuto avrà una predominanza perché ormai al di là dell'aspetto diciamo, edile murario sono i contenuti tecnologici che fanno la differenza e su questo abbiamo solo illustrato brevemente quelle che sono le soluzioni e l'impatto sulla città che può avere una nuova centrale tecnologica ma dal punto di vista dei nostri operatori sanitari avranno a disposizione effettivamente il meglio di quello che oggi si può immaginare. Intanto vi ringrazio. Per l'attenzione do eh, la parola al Presidente. Grazie. Grazie, <coughs> grazie Dottor Bordon. E grazie ai progettisti. Allora, signori, come vi ho detto all'inizio serata, c'è la possibilità di intervenire per non più di dieci minuti, per gruppo. Pertanto, se chiedo di... No, chiaramente non. Nei dieci minuti fate anche le richieste di... di formulate domande e poi ci saranno le risposte da parte dei progettisti. Sì, sì, sì. Io te conto, conto dei minuti, se per cortesia mi dite se tenete a parlare più di uno per gruppo così almeno ottengo un attimo. Bene, allora consigliera Piccin, parlerà solo lei o anche il consigliere? Entrambi, bene. Pertanto gestitevi il tempo. Prego. In che senso? Cosa vuol dire? solo due richieste. Va bene, ma... Scusa? Io guarda... Grazie. No, Prego. Gra Qual è il problema, consigliere Dalmas? No, ma guarda... Io non è una discussione, sei riuscita a gestirli bene, se richieste. no... Ma non no, credo sia il caso. Cosa. Prego, consigliere. Grazie Presidente, ma io in verità utilizzerò molto meno dei dieci minuti ehm, e utilizzerò parte di questo tempo per fare alcune richieste, alcune delucidazioni. Allora, ehm, non ho compreso, forse io o non è stato detto, non so, eh, che cosa ne sarà dei padiglioni attuali, cioè. Padiglione A e B, quando nel 2000, nell'ipotetico 2021 ci saranno i collaudi e i trasferimenti, che cosa ne sarà? Perché nel tempo gli scenari che si erano aperti rispetto a questo erano diversi, di una zona verde, eh, di una zona di recupero. Mh, quindi, da questo punto di vista, se c'è una risposta, eh, insomma, eh, mi piacerebbe eh, sentirla. Il costo. Poi dei 150 milioni e eventualmente credo che chiedo scusa per ritornare al ragionamento precedente, credo che comunque e lì non abbiamo preventivato i soldi per eventuali attività in quei due padiglioni o per la demolizione o per quello che sarà. La seconda domanda fa riferimento ai 150 milioni di euro che sono per il costo dell'ospedale. Eh, è, stato detto. è il costo dell'ospedale chiave in mano, comprese le attrezzature e tutto ciò che ci va, o è solo l'ospedale vuoto? Poi, per quanto riguarda eh, il discorso del parcheggio, eh, il direttore, prima, che eh, naturalmente eh, ringraziamo assieme ai progettisti per eh, l'illustrazione, ehm, ha parlato, ha fatto un passaggio relativamente alla convenzione che c'è tra comune e azienda. La realizzazione di questo parcheggio sotterraneo è ricompresa in questi fondi? Se non è ricompresa, chi la farà? Ed infine un aspetto, eh, tra virgolette, non so sanitario. Eh, ci sono stati dati prima dei numeri, eh, 80 ambulatori compresi chirurgici e così via, tutto un elenco. E il direttore si è soffermato in particolare sul numero dei posti letto, dicendo che sostanzialmente sono gli stessi rispetto all'offerta attuale. Volevo sapere, non avendo sotto mano il confronto, se anche per quanto riguarda l'altra offerta. Eh, Abbiamo, siamo come dire, in linea rispetto a quella attuale, se migliora oppure se è in decremento. Grazie. Grazie consigliera. Prego consigliere Ribetti. Grazie, Grazie Presidente. Volevo capire, eh, prima dal punto, dal punto di vista proprio operativo, si può fare una... Chiedo scusa volevo capire operativamente si può fare una domanda di chiarimenti e poi dopo aspettare le risposte per fare l'intervento però bisogna fare un intervento alla cieca così presidente, cioè, se io non ho capito qualcosa, faccio una domanda per avere un chiarimento devo anticipare la risposta e allora che senso ha fare le domande? chiedo scusa allora no, è, certo. è, è giusto, per, con... è giusto cioè io posso parlare, magari mi risponde e mi dice tutto il contrario di quello che avevo ipotizzato io, allora le domande di chiarimenti credo che servano per questo non credo che... lei io faccia credo... le richieste e no, allora... poi vediamo, prego ma poi consiglio, dopo consiglio. Eh, ma Presidente, allora mi gioco così dieci minuti. Sto ma siamo sì. nell'ambito eh della no. comunicazione del Cioè, non ho capito, io di devo dibattito. sapere se posso intervenire adesso, se dopo mi viene ridata la parola una Però, signora, Scusate, in chiarimi. commissione capigruppo, quando discutiamo queste cose, non sorgono mai questi problemi. Cioè, Sono sempre fuori in commissione capigruppo, il mio si si gruppo è un gruppo misero formato da due componenti, c'era perché io lo lavorai da una parte e lo prefere dall'altra. Mi ho capito consigliere quindi cosa devo fare? Io non credo che i colleghi capigruppo. Se lei non consuma una tutti una i, cosa, i suoi sì. dieci minuti, probabilmente dopo che l'amministrazione ci è. ha dato un'illustrazione, potrà consumarli se, se rimane qualche minuto Vai potrà utilizzarli. Ho fatto semplicemente questa domanda, ho detto sì, posso bene. fare una risposta, non E allora, brucio, e allora operiamo così. Se il consiglio è d'accordo, operiamo così. Va bene. Allora, la mia domanda è chiaramente: è una sola, e volevo capire riguardo al quadro economico, il direttore prima ha detto: parlando della sorpresa dei costi d'amianto, se non ho capito male, 207 mila euro in più. Ha detto è stata una sorpresa, poi ha detto ma comunque non hanno peggiorato il quadro economico perché li, abbiamo, li avevamo già. Allora la domanda era: c'era un fondo per gli imprevisti, chiamiamolo così, perché se avete detto che c c è stato un imprevisto trovare 207.000 euro di amianto, voglio capire come mai erano già stanziate. Ecco, altre domande che l'avevo fatto già la collega per quanto riguarda il costo che volevo fare delle attrezzature, se nel quadro economico sono compresi anche quelle attrezzature, l'ultima sulla viabilità perché mi sono perso proprio quel passaggio, se volevo capire l'accesso, se non ho capito male è quello principale, lo spicchio da nord-est-nord-ovest come direbbe Dalmas e l'altro è su, eh, nella parte dietro da via... Ecco, se lo ripete cortesemente, poi dopo il resto del tempo e parlerà anche il collega per finire i dieci minuti. Va bene, grazie. Consigliere Piva. Buonasera. Cioè, la mia domanda non è una domanda eh, diciamo, tecnica per quanto riguarda il modo di costruire. Io vorrei sapere questo, se nel nuovo ospedale saranno presenti tutte le funzioni ospedaliere che sono al momento operative nell'attuale ospedale. Grazie, grazie consigliere. Concetta Vella, prego. Dunque, eh, al di là di, di complimentarmi con il lavoro presentato dai, dal direttore generale, dall'equipe di, di ingegneri, io volevo sottolineare due cose. La prima l'ha un po' anticipata Ribetti eh, e l'altra l'ha anticipata un po' la collega Piccin. Problemi di viabilità. Noi andiamo a collocarci in quest'area, che è sempre la stessa, andiamo a fare un bellissimo intervento, però voglio dire chi arriva da sud avrà sempre via Monte Reale con due corsie. Non so cosa o come sia programmato da parte non so, vostra, non so se, perché qui mi avete scritto, ci avete detto che il comune si occuperà dell'aspetto della viabilità, dovrà occuparsi per disporre la viabilità. Quindi domanda quindi magari rivolta all'amministrazione se ha pensato o se ha in procinto di eh, organizzare qualcosa perché ritengo che sia da fare un intervento corposo per quanto riguarda l'accesso a queste aree. L'altro aspetto, eh, hai parlato di 80 ambulatori, 6 sale di endoscopia, 11 operatorie, 4 sale di travaglio, 500 posti letto e 22 di dialisi. Precedentemente, cioè ad oggi, questi numeri come sono, nel senso aumentiamo, restiamo uguali, come diceva lei, cioè capire dove, questo, eh, dove si manifesta questo, questo miglioramento. La parte rimanente del tempo la lascio al collega Pedicini. Grazie. Grazie. A quanto minuto ti ho lasciato? Sì, sì. Consigliere Dalmas, prego. Ma io credo che dirò, occuperò il tempo che è a disposizione del mio gruppo per gentile concessione dei colleghi. Mi sembra che qualcuno abbia detto che pare che Hegel, leggendo quella o dicendo quella, abbia detto che la storia, che la storia e così grandi personaggi della storia normalmente si affacciano sulla scena due volte. A quel punto, eh, qualcun altro, credo, Carlo Marx, nel 18 Brumaio di lo cito per lo perfido, nel 18 Brumaio di Luigi Napoleone abbia detto si è dimenticato di dire che nel primo caso è tragedia, nel secondo caso è farsa. E quindi qui io vorrei articolare il mio breve intervento, perché ho dieci minuti a disposizione, ne occuperò anche meno, partendo proprio da questo, cioè la tragedia. Non è questa la storia di grandi uomini o di grandi. Avvenimenti della storia, semplicemente di piccoli uomini e semplicemente di una piccola storia, di una piccola storia che è, stata, che è iniziata come tragedia il 13 2013 allora quando il sindaco di Pordenone decise di non partecipare all'accordo di programma per il nuovo ospedale di Pordenone, sono passati tre anni da allora e oggi viene presentato il progetto. Eh, Preliminare, definitivo, esecutivo. Poi scusatemi, non sono tanto bravo in queste cose. E anche in altro. Questo in particolare. È visita che sta. E l'altra data direi è oggi. Oggi siamo nella farsa perché è la brutta tragedia, che si, la tragedia che si ripete. E al di là, questo giudizio non è ovviamente sulle qualità. E sulle cose che sono state dette qui, per il modo in cui sono state esposte dai, dal direttore e amico eh, dottor Paolo Bordone, i suoi collaboratori, l'architetto, l'ingegnere, insomma, tutte bravissime persone, stanno svolgendo bene il loro compito, il loro incarico. Non è un giudizio su questo. Il giudizio è sulla ripetersi di quella che sarà e è. A tutti gli effetti, una tragedia per questa città e per questa provincia, voluta e narrata e raccontata, mi spiace dirlo, da, dal sindaco Pedrotti nella compagnia di, del vicepresidente attuale della regione e del presidente governatore Serracchiani. Le ragioni di ciò che ho detto sono molto semplici. Innanzitutto, circa un anno fa, Eravamo, avevamo tentato di eh, correggere un po' alcuni dati che l'assessore Telesca stava producendo, compresa anche la direzione dell'ospedale di Pordenone, vedo che oggi le stanno, già, stanno già ridimensionando la portata in ordine ai tempi e hanno corretto precisamente con i 500 posti letto, il dottor Bordon sa benissimo che non sono 500 posti letto perché oggi ci viene a dire che sono 500 posti letto, in realtà voi lo dice lo stesso, probabilmente non so se è una, una fonte attendibile o non attendibile, ma nell'aprile del 2015 l'Archistar De Pineda si chiama, in un'intervista mai smentita, ha detto che l'ospedale avrà 460 posti letto. Il progettista che ha fatto l'opera, quello che deve stabilire quanti posti letto ci stanno lì dentro, 460 posti letto e che non sarà pronto prima di sei anni. Io dico sei anni dal 2017. Ecco perché, ecco perché non posso essere d'accordo sull'impostazione sull che ha voluto imprimere allora, per un calcolo prettamente elettorale. Il sindaco Pedrotti ha deciso di mettere in scena la tragedia e oggi la farsa. Ecco, eh, dico, la visione nostra era completamente diversa: un ospedale integrato nel verde, era allora anche la visione di Bolzonello, tecnologicamente avanzato, per un costo stimato allora di 210 milioni, attraverso la finanza di progetto, senza nessuna speculazione, allora si alzarono delle vere e proprie contese sul fatto che il centrodestra voleva speculare, voleva cementificare sulla città e praticamente voleva mettere le mani sulla città. Mi sembra che tutto ciò eh, non corrisponda e non corrispondesse al vero. Oggi ne abbiamo la plastica eh, dimostrazione. Avete pensato di ricostruire l'ospedale su una viola spartitraffico con quei problemi di viabilità che sappiamo e che ci sono. Avete pensato di realizzare una stecca in cemento, sicuramente ben rappresentata, nessuno discute, io non, non, non posso dare giudizi estetici, voglio dare un, un giudizio in realtà sulla scelta che avete operato, perché fate un ospedale insufficiente e sottodimensionato, il dottor Bordon lo sa benissimo, perché mancano circa 40 posti letto all'appello, sa benissimo che utilizzate per realizzare la... Struttura, cioè il corpus centrale, in buona sostanza sono gli stessi metri cubi più o meno che si utilizzavano nel famoso padiglione alfa, famoso padiglione alfa della Giunta Illi che però, guardate, allora non prevedeva, non prevedeva l'attuale padiglione C, se non erro, cioè il pronto soccorso che restava così com'era, il padiglione di cardiologia, la cardiologia e... E scusate, eh. vabbè insomma è la medicina e la medicina. Ecco. Quindi andate a realizzare grosso modo con le stesse dimensioni, buttate dentro 500 posti letto e mantenete in piedi in pad altri padiglioni che però non si sa quali sorti avranno. Non si sa quale sorte avrà il padiglione B, non si sa quale sorte avrà il padiglione C. Cioè praticamente due formidabili espressioni circa 8, 8 piani e 6 piani che restano lì perché costano 20-30 milioni metterli a posto, non li riutilizzate e quindi di conseguenza resteranno come archeologia industriale. Ecco, voi volete mettere 460-500 posti detto lì dentro e non credo che le camerette saranno così belle come ce l'avete fatto, ci avete rappresentato. Credo dovrete Ricorrere ai letti a castello perché non so se ci sono gli spazi per fare tutto questo. In ogni caso, sui tempi, vedo che ho ancora due minuti e 20 secondi. Sui tempi, eh, l'ospedale nuovo, benché vada e che non ci siano intoppi giuridici o non giuridici, non sarà pronto prima del 2025. Credo che questi siano i dati. Perché o oh, voi vi mettete d'accordo con il progettista, altrimenti i dati che avete prodotto oggi sono facilmente smentibili. Un'impresa un che lavora bene non riesce a produrre meno più di un milione e mezzo di opere mensilmente, due milioni in casi assolutamente eccezionali. Quindi se facciamo 115 il costo, i milioni di euro di opere da realizzare e il dato 115 non è banale andremo ad impiegare circa 76 mesi, cioè 6,4 anni. Diciamo 5 anni, dal 2017, arriviamo al 2021-2022, tralascio alla fase dei collaudi e gli altri aspetti tecnici, diremo che ci vuole almeno un anno per l'attrezzatura, gli attrezzaggi e gli arredamenti e un altro anno per il trasferimento, minimo della pena. Cioè arriviamo tranquillamente al 2015. Al 2025 con una piccola, con una piccola chiosa che ancora il dottor Bordò non ci ha detto, forse mi sono dimenticato, me lo sono perso. Eh, non so quanto ci costeranno gli arredi, non so quanto ci costerà l'ammodernamento, l'aggiustamento tecnologico. Della, eh, per il nuovo ospedale credo 50 milioni di euro ed ecco che ritorniamo ai famosi 210-220 con i quali chi, lo, chi ha preceduto lei sostanzialmente aveva realizzato la finanza di progetto bene, quindi avete scelto questa via avete scelto una strada assolutamente sbagliata per la città di Pordenone questa responsabilità è solo sua signor Sindaco è solo sua. E, eh? Lei ne è fiero e, e dico probabilmente sì perché questo vi ha anche forse permesso di vincere l'elezione, però si è assunto una grande responsabilità nei confronti dei cittadini di Pordenone e dell'intera provincia. Questo è un ospedale che serve alla provincia. Il nuovo ospedale di Pordenone non, sarà, non avrà nessuna funzione hub, sarà un piccolo hub, un abbino, non sarà niente, sarà ben poco dal punto di vista della sua potenza, della sua forza, cioè del fatto di essere collegato ed essere uno dei mh, reali presidi importanti di riferimento. E, bene, dovremo aspettare il 2025, nel frattempo vedo che importanti primari sono sostituiti in realtà dal cortile udinese, assolutamente persone capaci, eh? però non c'è nessuna attrazione dell'attuale ospedale di Pordenone e di quello che ne sarà. Questi sono i temi. Rispetto ai quali il sindaco ha una responsabilità gravissima e, risp e ripeto, Concluda, rispetto ai quali credo che nessuno, qui veramente chiudo, possa, dopo la scansione temporale che ho dato oggi, possa ancora affermare che se il nuovo ospedale non è stato realizzato è colpa del centrodestra. È evidente di chi è la responsabilità, è evidente di chi è il, la responsabilità del fallimento di un'opera che nasce vecchia, non dal punto di vista estetico, urbanistico, ma nasce assolutamente vecchia per dotazione, per scalabilità, scalabilità per flessibilità e l'avete voluta inserire in un contesto, quello urbano, senza realizzare quella necessaria armonizzazione che serve. Questa è la responsabilità che lei ha, signor sindaco. Grazie. Molto grave. Basta. Grazie, consigliere. Consigliere Piccinato, prego. Grazie. Grazie Presidente. Parto con fare i complimenti alla sinistra. Perché, nonostante tutto, va avanti come un treno, prende una strada, la porta fino in fondo, nonostante l'amianto nonostante che il conto economico con l'altra soluzione sia alla fine più o meno quello, nonostante la viabilità, come ha detto il nostro consigliere Dalmas, nonostante l'estetica, un Archistar per quella roba lì permettetemi no, per, per cortesia no, e soprattutto nonostante la funzionalità, ne abbiamo già parlato, ne discuteremo ancora dopo, però dritti come i treni, probabilmente vi ha fatto vincere le elezioni. Ma non è questo il modo, non è questo il sistema e anche per quanto riguarda i tempi si vedrà alla fine quanti erano. Sull'amianto ha già chiesto il collega Ribetti e visto che avevo fatto un'interrogazione nella quale l'amministrazione mi diceva che non c'era assolutamente, assolutamente nessun amianto, alla fine poi si è trovato. Sono curioso di sapere anche se ci sono altri quali sono stati poi gli altri problemi con le, le strutture sotterranee, ipogee e le vasche che sono state ritrovate. E poi volevo chiedere per quanto riguarda le professionalità, ci saranno eh, assunzioni, licenziamenti? Si terrà conto di. Eh, di avere effettivamente il personale adeguato di cui la città avrà bisogno oppure si mette una scatola vuota o con qualche macchinario ma senza professionalità? Questa è una domanda che secondo me è più importante di molte altre perché una scatola vuota senza gli operatori non serve. Ne parlo anche perché vediamo le situazioni che si trovano. Nel pronto soccorso, eccetera, la gente aspetta un po' ovunque, eh, per carità, però la gente aspetta ormai sempre di più, e nonostante tutto, e che non va, non va assolutamente bene. Inoltre, volevo anche chiedere: se, se c'è già un'idea di quanto costerà rispetto alla struttura attuale il costo di il mantenimento della struttura nuova. Quindi giusto per capire almeno la dimensione economica di dove si va a parare nel mantenimento, se inferiore rispetto a quello attuale, superiore o indifferente. Grazie intanto. Grazie consigliere. Consigliere Tomasello, prego. Grazie Presidente, signor Presidente, signor Sindaco, colleghi consiglieri. Prima di iniziare la mia breve replica, eh, ritengo fare un doveroso ringraziamento a Dottor Bordon, a tutto il suo staff e eh, ai suoi collaboratori per l'esaustiva relazione. Che conferma quello che da sempre noi del Partito Democratico eh, sosteniamo: che finalmente Pordenone avrà un ospedale nuovo. E non come qualcuno ha voluto far credere che vi sarà una semplice ristrutturazione dell'ospedale già esistente. Da quello. Da quello eh... Prego. Pres cioè, cosa ha detto? No, non ho sentito. Scusi Presidente, cosa ha detto? Non ho sentito. Allora, quello di Pordenone è sicuramente diventerà un ospedale di primaria importanza e chi ha parlato eh, sicuramente prevederà una riorganizzazione. Una, ri una riorganizzazione che come si desume dagli atti aziendali e non dagli semplici atti di, deliber di deliberità generale della regione. Non, non ha portato a un dimagrimento dell'ospedale in termini di funzioni così an come anche, nel anche al CRO noi siamo convinti eh, consigliere Dalmas che l'ospedale di Pordenone diventerà un ospedale di importanza regionale sarà un hub, diventerà un hub regionale quindi volevo rassicurare qualcuno che non avremo il cosiddetto ubino come viene sempre definito non vorrei so soffermarmi a parlare eh, di sogni realizzati di qualche consigliere anzi Approfitto di questo momento e della presenza sua, eh, dottor Bordon, eh, per sottoporre alcune considerazioni e anche con riferimento a un documento che oggi in coincidenza si è stato distribuito in, in aula eh, sull'appalto che riguarda l'appalto del nuovo ospedale e anche eh, della cittadella della salute, vedo che qui, eh, però riprendendo, riprendendo sull'ottica eh, per quanto riguarda i lavori pubblici. Le opere dell'ospedale, della cittadella della salute, eh, noi riteniamo che questi lavori pubblici rappresenteranno per i prossimi anni un investimento pubblico considerevole per questo territorio ed è, molti, è importante, forse il più grande investimento pubblico che è stato fatto nel territorio di Pordenone. E quando si parla certamente di investimenti pubblici, questi rappresentano, rappresentano certamente un modo per creare posti di lavoro. Per questo noi eh, sosteniamo eh, che la necessità che questi investimenti pubblici in opere pubbliche che riguarderanno questo territorio nei prossimi anni devono essere occasione per dare anche una risposta concreta a quel problema eh, di lavoro che c'è nel nostro territorio. Io vedo che qui dice il documento che per quanto riguarda il settore dell'edilizia ci sono 1500 posti persi in edilizia dal 2008 al 2014. Questo potrebbe essere un'occasione per ridare il lavoro a questi lavoratori. E, e, come farlo? Vediamo che potrei, potrei suggerirlo, nel senso che il eh, legislatore con un intervento del 14 gennaio 2016 ha introdotto eh, la facoltà della possibilità di poter introdurre le clausole sociali eh, specifiche nei bandi eh, capitolati propedetici a quelli degli appalti per consentire appunto la ricaduta nel territorio, eh, nel, nel territorio del, del lavoro eh, che deriva da queste opere pubbliche questo è un, atto, è un atto secondo noi importante che ha fatto il legislatore noi crediamo e auspichiamo una, che ci sia una disponibilità da, questa, da, una disponibilità da, parte, da parte pubblica nell'individuare queste sol le soluzioni eh, più adeguate. Per questo chiediamo noi del, del Partito Democratico, a lei, dottor Bordone, e eh, anche alle istituzioni regionali, alle istituzioni locali, eh, di trovare gli strumenti più idoni affinché si arrivi a tale risultato. Perché noi siamo sicuramente, questo sicuramente, cioè sicuramente sarà un tratto distintivo che darà quindi la concreta possibilità, secondo noi, di rispondere alla dilagante disoccupazione che grava nel nostro territorio. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Daniello, prego. Sì, grazie. Beh, innanzitutto vorrei congratularmi con il dottor Bordon per la riconferma a direttore generale. Era un atto dovuto perché vista l'inizio della, eh, della strada no, aperta adesso con l'unificazione delle due aziende e visto eh, le opere del nuovo ospedale da lei iniziate non poteva che essere riconfermato, almeno per i prossimi cinque anni. Da sempre io sono una persona che eh, è stata tra quelle che ha sostenuto eh, che l'ospedale eh, andasse e rimanesse in via Montereale con una nuova struttura. Oggi però ho qualche perplessità anche dalle slide eh, da voi proiettate. Perché, eh, e parto proprio dall'ultima sua slide, eh, dottor Bordon, non riesco a trovare nel bando proprio la, eh, lo spazio per la gara di appalto per i servizi eh, mortuari. E questa è, una, è la prima domanda. Poi mi auguro che ci siano queste bellissime piazze, però, visti gli spazi, io sono andata ad una conferenza aperta. Eh, dal, dall'architetto Vespo e eh, questo riportava eh, delle grosse perplessità sugli spazi che voi date proprio come eh, facciata dell'ospedale. La piazza secondo lui è molto più ristretta e quella piazza eh, non esiste. Allora vorrei, visto che c'è lei qui, se eh, mi fa capire come fa a nascere quello spazio così grande e quegli spazi tra via, le, le due corsie di Via Monte Reale e gli ambulatori che saranno sotterranei, non eh, a vista verso Via Monte Reale. È vero, eh, c'è una un differenza tra quello che era il, eh, il progetto che eh, Tondo aveva previsto con Ciriani e Company eh, in eh, e Company, no? NC. No, no, ma voglio proprio dire in company, nel senso che proprio con eh, Sera. Aveva utilizzato eh, tondo e eh, lo spazio del, eh, della comina, ma eh, in un progetto diciamo condiviso, molto più condiviso che quello che eh, è questo tipo di progetto, perché noi abbiamo visto da lei oggi, dopo che eh, tutto l'appalto è stato eh, dato in, in gara. Dopo che sono uscite le gare di appalto e, e sono state inserite nell'azienda. È un'opera tra le più importanti a Pordenone, anzi sarà l'unica opera importante così importante a Pordenone. Secondo me andava aperta la città una discussione un po' più importante, non solo oggi in Consiglio Comunale. Mi aspettavo che assieme al Sindaco non solo ascoltaste il Comitato Salute Pubblica ma apriste ai cittadini per far conoscere e capire qual è la di. Ma il Sindaco proprio no! Il Sindaco proprio no! Il Sindaco proprio no! Il Sindaco proprio no! No? Sono state recepite alcune cose che il comitato ha portato avanti, ma non tutte, è, dalla commissione, è in commissione regionale, ma il sindaco non ha ascoltato, l'ha ascoltato il comitato, il comitato l'ha ascoltato il dottor Bordon, ma il sindaco proprio non l'ha ascoltato. E, mh, mi sarei aspettata appunto una condivisione con tutta la città. E sa perché? Perché la città si aspetta un grande ospedale, una grande opera e una grande risposta proprio da lei. Perché si aspetta, oltre che i servizi che ci sono già inseriti nell'ospedale e tutti i numeri che lei ci ha prospettato, un servizio d'eccellenza. E i posti letto basteranno, sì? Se supportati da una sanità territoriale che risponde ai bisogni dei cittadini, dottor Bordone. Oggi siamo un po' carenti da questo punto di vista, manca, manca personale soprattutto. Mi aspetto, eh, e qui mi allaccio un po' al discorso di Tomasello, del collega Tomasello, proprio per eh, dar spazio e eh, come risposta al a quel volantino che ci hanno consegnato prima di entrare in, eh, in consiglio mi aspetto da lei che ci sia una risposta forte su questa cosa, mi aspetto da lei che dia risposta al codice degli appalti che recependo quello che la comunità europea ci chiede perché non è nostro la, la direttiva sono direttive europee ecco, mi aspetto questo, a me basta questo e la ringrazio grazie consigliere consigliere quaia, prego grazie buonasera e grazie alla presentazione e io sì, non ho da dire molto su questa opera che insomma abbiamo seguito è ormai direi anche inutile continuare i bracci di ferro io lo volevo in comina lo volevo qua questo e quanto, io sono convinto della bontà del progetto eh, in questo momento, e, e per quanto ci riguarda daremo, per quanto possibile nella nostra posizione, daremo il pieno appoggio al futuro eh, sviluppo insomma, di tutti questi progetti. Ecco, la cosa eh, così che mi premeva un po' eh, sapere, ecco, il problema è che, la struttura è bellissima, eccetera. No? Però alla fine eh, ci saranno gr grosse tecnologie dentro, tutto quanto, però è, è il fattore umano che poi condiziona no? eh, tutto quanto, la, la qualità, insomma, di quello che può essere eh, l'assistenza sanitaria. No? E... In questo momento indubbiamente è molto difficile eh, per la sanità pubblica eh, di eh, reperire eh, sì, eh, persone qualificate, ecco, diciamo, no, eh, perché c'è un po' una fuga verso il privato, insomma è poco da dire no? in questi anni. E, e quindi eh, io eh, vorrei sapere, eh, e mi sono anche pensato, insomma, volevo buttarla lì. Ecco. Eh, ci vorrebbe sicuramente un progetto forte per attirare eh, personale, persone verso eh, l'ospedale. No? Un progetto forte che secondo me deve essere assolutamente eh, imprescindibile anche eh, la presenza de del Cro-Di-Aviano. Del Cro che va bene, Cro-Di-Aviano, però dobbiamo pensare che il CRO è nato eh, da un'iniziativa della comunità eh, di Pordenone, insomma, eh, ci ricordiamo via di Natale, Franco Gallini, ed è un'eccellenza un a livello nazionale che noi Pordenonesi dobbiamo difendere. E secondo me appunto se l'ospedale di Pordenone già ha delle convenzioni no? con il eh, Crodo Aviano per quanto riguarda eh, l'urologia lo Torino e poi sappiamo no? che eh, la radioterapia eh, è, eh, di Pordenone è quella di Aviano adesso col nuovo piano eh, regionale mi sembra che eh, praticamente è affidata tutta eh, l'oncologia medica al, eh, al Crodi Aviano. E, e comunque la cosa che secondo me darebbe un, eh, un impulso notevole e un'attrattiva, io mi penserei di fare un, eh, sullo stampo, se vuoi, sul modello eh, IOV, cioè l'Istituto Oncologico Veneto, o forse ancora di più l'Istituto Oncologico IOR Romagnolo. Di fare un, un istituto scientifico un friulano, dove, con due sedi, insomma, ospedale eh, di Pordenone e il Crodeviano. Anche perché secondo me in questo modo, intanto sarebbe attrattivo, perché sapendo che c'è eh, un, un istituto, eh, un IRCS eh, alle spalle. E dove si può fare della ricerca, dove si può fare avere del personale che arriva dall'università in formazione con le scuole di specializzazione, e con i dottorandi. Secondo me potrebbe essere un'attrattiva non da poco e non ha importanza eh, se vengono da udine, come qualcuno ha detto, perché bisogna superare ormai questi preconcetti, queste. E provincialismi ecco no? e io eh, adesso non so eh, chiaramente queste sono decisioni eh, che magari sono già state prese eh, eh, a livello regionale io sono, sono un dipendente del CRO e aspettiamo da anni eh, che ci sia un, un piano oncologico regionale che definisca eh, il ruolo del CRO che deve avere il CRO in regione nello stesso tempo ci sono grosse preoccupazioni perché col nuovo piano aziendale, no, del, cioè il piano regionale della sanità, alcune funzioni sono state in un certo senso tolte al CRO per darle eh, all'ospedale e viceversa, ma in realtà secondo me eh, sono stati sfrondati un po' dei, dei, dei doppioni alla fine. No? E che magari possono appunto anche dare dei frutti migliori, perché appunto come si fanno le potature certe volte, no? se sono in mano a dei bravi giardinieri, chiaramente queste potature possono dopo produrre qualcosa in più. No? Comunque ecco ehm, volevo sapere, chiaramente queste cose noi non le veniamo a sapere, poveri peones della, della sanità e magari ci sarà... Non so se magari se ne è parlato di questa o se pensa che potrebbe essere un'iniziativa eh, buona ecco, da portare avanti. E io inviterei tutti, qua. Sì, sarebbe per il bene sia del CRO che per il rilancio diciamo, del CRO e, e anche del, dell'ospedale di Pordenone chiaramente. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Freschi, prego. Grazie, grazie Presidente. Penso che questa sera abbiamo, abbiamo assistito, stiamo assistendo a un passaggio cruciale per la città e non solo per la città ma anche per il nostro territorio più allargato in quanto l'ospedale di Pordenone non è un ospedale a servizio della comunità di questa città ma è un, un servizio che si allarga al territorio. Noi non abbiamo mai appartenuto alle tifoserie dell'ospedale Incomina o dell'ospedale, come ama definirlo il dottor Del Beng, via Monterreale 24. Abbiamo sempre cercato di fare un ragionamento su quelli che sono i contenuti e di questo noi siamo preoccupati. Perché questa sera noi abbiamo assistito alla presentazione progettuale dell'ospedale e va bene che sia così, è giusto che sia così. Eh, io spero, dottor Bordon, di cogliere tra gli intermezzi delle sue parole l'affermazione la, eh, che tutto ciò che c'è attualmente in questo ospedale verrà trasferito nel nuovo e potenziato anche dal punto di vista tecnologico. Io ho capito questo e spero che questo venga eh, riaffermato perché noi abbiamo la necessità assoluta di porre il paziente, il cittadino paziente. Al centro dell'attenzione. Le strutture sono importanti, ma altrettanto importanti sono le persone che conducono il lavoro all'interno delle strutture e sono altrettanto importanti le attenzioni che andremo a rivolgere a coloro i quali dovranno in qualche modo usufruire delle strutture. Per noi la sanità è questo: è un mettere insieme tecnologia da un lato mettere insieme professionalità dall'altro e mettere insieme umanizzazione. Queste sono le tre fasi, i tre criteri su cui ci dobbiamo muovere e io penso che sotto la sua direzione questi tre aspetti si possano coniugare in maniera attenta e in maniera precisa. Perché vorrei cogliere una sua frase, dottor Bordon, che ha detto che è un'opportunità da non perdere e da giocarsi con forza questa che ci viene data. Lei ha usato questo termine e io lo declino in queste due maniere. Da un lato la ricaduta sul territorio, sui servizi e sulla potenzialità che può dare questo ospedale e dall'altro anche la ricaduta economica che può dare questo tipo di intervento. Alcuni consiglieri prima che mi hanno preceduto raccogliendo l'invito che ci veniva fatto all'entrata questa sera nella casa comunale ci ricordavano la difficoltà e la crisi che il territorio sta attraversando, soprattutto in certi settori. Ebbene, questa è al di là delle norme, dei vincoli e delle leggi che vanno opportunamente rispettate, ma deve essere anche un'opportunità che viene messa in campo dove in qualche modo si possa lavorare per uno sforzo comune maggiore, per andare incontro a quelle che sono le esigenze di un territorio. Io penso che dobbiate essere ringraziati per il lavoro che state svolgendo, per l'attenzione che sicuramente ci state mettendo, ma penso che dobbiate essere anche attenti e in qualche modo sensibili agli stimoli e alle indicazioni che vi possono venire da parte della cittadinanza e da parte delle persone magari più professionalmente attente a determinati problemi. Che sono di tipo eh, urbanistico, che sono di tipo viario, che sono di coesistenza di una grande struttura all'interno all della città. Le, eh, le scuole di pensiero, negli ultimi anni, hanno dato più indicazioni che gli ospedali andavano fatti nelle periferie delle città, fuori dalle città, e altre indicazioni che invece erano quelle di recuperare l'esistente. Qui si è seguito l'indicazione, partita in un primo modo. Verso un'ubicazione di un certo tipo e poi atterrata in un altro modo verso il recupero. Recupero intendo come area, non intendo come edifici, perché convengo con lei che questo è un ospedale completamente nuovo. Non si va a ristrutturare ma si va a rifare. Poi ci sono alcuni quesiti che hanno posto i consiglieri che mi hanno preceduto che spero che qualche risposta venga data come quello che riguarda i padiglioni A e B che fine faranno. Perché, da una prima ipotesi, ci veniva detto che quello sarebbe diventato un parco, ma non riesco a capire perché questa sera non si è parlato di questo aspetto. Un aspetto che mi ha lasciato qualche perplessità, e continuo a lasciarmela, dottor Bordon, è il fatto che, eh, da una prima mh, indicazione che avevamo avuto, eh, i servizi mortuari, il cosiddetto obitorio sarebbe stato mantenuto nella parte nord-est. Nord, nord-est dell'ospedale, cioè nella vecchia cosiddetta terza medica. Poi non ho, cap non ho capito, a un certo momento ho letto il giornale e mi sono trovato che i servizi mortuari venivano posti a ridosso del padiglione H che dal punto di vista razionale ha una sua logicità, ma dal punto di vista viario e urbanistico mi pare che non sia la scelta migliore, cioè si va a eh, calare in un ambito nel quale dal punto di vista viario c'è una certa criticità. Io non ho capito un passaggio che lei ha fatto e forse è sfuggito a me, che a un certo momento, perché dal punto di vista degli spazi, dei parcheggi, eccetera, in quell'ambito non mi pare ce ne siano, però ho capito, forse ho solo percepito, che c'è un eh, riadattamento di tutta la parte che riguarda l'attuale entrata dell'ospedale, cioè dell'ospedale via Montreale 24, per capirsi. Cioè, eh, allora eh, se, se potete in qualche modo spiegarcelo un po' meglio, perché io penso che i servizi mortuari posti in quella, in quella eh, locazione abbiano qualche criticità dal punto di vista della, della viabilità. Ecco, io ho cercato in qualche modo di capire un po' il progetto, però bisognerebbe entrare un po' più nel dettaglio. Vorrei capire, ad esempio, quei grandi padiglioni che al loro interno hanno dei cavedi. A cosa si riferiscono questi spazi? Sono degli spazi che si riferiscono a servizi. Eh, a servizi interni, sono degli spazi dove eh, le, le, le stanze, le, le camere dei pazienti vengono rivolte? Cioè, vorrei capire perché dal, dal progetto non, non è chiaro. Ecco, questa è la domanda che, che volevo farvi perché non, non riesco a, a, non sono riuscito a individuare qual è l'ubicazione, anche se probabilmente il progetto definitivo, esecutivo, potrà dare una lettura migliore di quel tipo di. Eh, di, di scelta. Ecco per cui eh, non vado oltre, chiudo dicendo che un grosso lavoro è stato svolto. È un lavoro ancora, secondo me, però che deve raccogliere altri input. E su questo vi chiederei di essere, di essere in qualche modo sensibili e soprattutto poniamo al centro, del, al centro di tutto il nostro ragionare l'attenzione che dobbiamo riservare a coloro i quali saranno gli utenti di quella struttura perché se non mettiamo al primo posto l'utente, l'utente soprattutto più debole, non penso che abbiamo risposto pienamente a quella che era l'esigenza di una nuova ed efficiente struttura. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Passoni, prego. Grazie signor. Sei a sei minuti. grazie. Ma non si sente bene? Pronto? Si sente? Bene, innanzitutto grazie perché finalmente stasera non solo noi, ma anche la cittadinanza che qui è venuta ad ascoltare e a verificare ha potuto constatare che adesso abbiamo un qualcosa di concreto e non è più un sogno. E questa è una cosa che ci fa molto piacere. Ci fa molto piacere anche il fatto che il Sindaco oggi rivendichi con forza quella scelta, perché quella volta non eravamo in tantissimi a fare questa scelta. E devo dire oggi ancora di più, ancora di, più di fronte alla crisi a cui purtroppo stiamo, che, a cui, sì, che, che stiamo subendo, a maggior ragione questa scelta è stata importante e decisiva. E quindi oggi bisogna rivendicarla perché noi alla città di Pordenone, al territorio di Pordenone, riusciremo a dare una struttura adeguata, una struttura che ci costerà molto di meno di quella prevista in Comina. Eh, preserveremo una grande area verde perché noi dobbiamo sempre pensare, la politica, la sanità deve pensare anche che dopo di noi ci sarà qualcun altro e che non possiamo bruciare aree, terre verdi, come qualcuno voleva fare. E rivendichiamo anche il fatto che se fosse stata fatta quella scelta che voleva il centro-destra, noi avremmo avuto un buco in città, e in città, in città abbiamo già molti buchi che facciamo fatica a dare risposte, perché li conosciamo. Se pensiamo alla caserma mantica, se pensiamo a tutti i cotonifici, abbiamo molti buchi. Quindi penso che quella scelta è stata giusta e da rivendicare. Eh, io ho assistito. Eh? Speriamo di riuscire a dare delle risposte anche a quelle aree che in questo momento non siamo riusciti a dare una risposta, ma certamente aggiungerne un'altra sarebbe stato un peccato grave, altro che. E il fatto, adesso poi i tecnici e il direttore eh, C. Bordon penso che nelle risposte ci diranno esattamente i tempi di esecuzione e la completezza dell'opera, perché è chiaro che i cittadini sono contenti di questa scelta, di questa progettazione, però vogliono un ospedale che sia sia di riferimento regionale, come qui ben ha detto, e che ci, e certamente sarà il collega Tomasello, eh, però anche che abbia un, una connessione vera con la città come è, com è quello attuale, e quindi sarà importante tutta la viabilità e anche le connessioni ciclabili e garantire spazi e aree verdi sufficienti a dare un senso adeguato a questa nuova proposta. Poi rimarrà ovviamente la questione degli attuali padiglioni, perché sarà importante capire se e come, se verranno demoliti o se verranno utilizzati, per esempio, come eh, edifici disponibili per alloggi, convitti o, o, o case di, eh, di, di, di riposo, o di cura o per os, eh, dei hospital. E questo sarebbe molto interessante capirlo. No? Perché, e poi credo che a, a proposito di viabilità e di ingressi sarà anche utile capire se quell'ingresso attuale di oggi verrà comunque utilizzato, perché eh, ovviamente molto diciamo, dei, degli utenti, dei cittadini vengono da sud piuttosto che da nord, ovviamente anche da nord, ma la città è posta a sud del, dell'ospedale. Per cui sarà importante anche questo tipo di, di ingresso. Eh, certamente la sanità non si fa solo con i, i contenuti, però è importante partire con, scusa, con i contenitori, scusa. Mm, però qui mi pare che è stato detto che sarà dotato di tutti gli impianti tecnologici all'avanguardia. Questo ci garantirà, dal punto di vista diciamo, dei servizi che verranno diciamo dati a, ai pazienti, insomma, agli ammalati e, e a quant'altro, sarà importante la professionalità e questa non mancherà, perché sicuramente questo nuovo ospedale sarà anche un punto di riferimento e, e mi spiace che il collega Dalmas abbia detto che vengono da Udine e poi dice però non è attrattivo. Se vengono da Udine, forse è anche attrattivo questo ospedale, no? C'è una certa contraddizione in quell'affermazione. Eh, dispiace che loro siano dispiaciuti che si riesca a fare invece, perché penso che questa sia l'utilità della città, la città che ovviamente sarà anche necessario che le maestranze di chi vincerà l'appalto siano del territorio, perché questo territorio mette i, soldi, mette i soldi e qua vorrei sottolineare che noi non siamo legati a costi che verranno caricati sui servizi ai cittadini è bene che se lo dica con Fierezza e con chiarezza, perché non siamo in un progetto di finanza come era nelle previsioni per l'ospedale e nelle ipotesi della Comina, quindi anche questa è una cosa che noi rivendichiamo, che è, eh, come utilità di questa comunità e questa l'abbiamo voluta come centro-sinistra e ne siamo anche deve, molto orgogliosi. Io spero che ci sia, Lo... ho, ho finito il tempo, chiedo ah, scusa e quindi. Ringrazio e, e mi auguro che le risposte sull'adeguatezza complessiva vengano confermate in futuro, anche sui tempi di realizzazione e sull'utilizzo di manodopera del territorio che ne ha terribilmente Grazie. bisogno. Grazie. Grazie, consigliere. Eh, consigliere Lo Perfido, otto minuti. Come? Otto minuti. Massimo. 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 Grazie, presidente. Guardi. Mi sente, non è che volendo si può arrivare anche a meno, però cercherò di essere esaustivo, ma soprattutto dopo quello che ho sentito dai colleghi. Perché per quanto riguarda l'esposizione del progetto, mi hanno detto: Guardate, dobbiamo fare matrimonio, però abbiamo solo i fichi secchi. Vedete quello che potete fare. La scelta è stata politica. Adesso tocca a chi deve fare il progetto di cercare di far sembrare il più digeribile possibile. Dal punto di vista architettonico può essere bello o meno, ma non è quello il problema principale della sanità della provincia di Pordenone. Sicuramente se è carino magari si, si armonizza un po' meglio all'interno del contesto cittadino, perché stiamo parlando proprio del contesto cittadino, signor Sindaco. E allora eh, sarà più un intervento di carattere politico, perché non mi posso permettere di fare un intervento di carattere sanitario e spero che poi il collega che, eh, mi, eh, mi, eh, mi, che, interver che interverrà successivamente al mio intervento cercherà di farmi capire se effettivamente questo progetto è effettivamente valido per la sanità pordenonese da qui a 50 anni. Signor Sindaco, lei onestamente in questo tema, su questo argomento, la sua credibilità ormai se l'è giocata completamente? Perché... È, Data del 25 di febbraio 2013, ancora scriveva Stefano Polzotto, non Martina Milia. Pedrotti, l'iter del nuovo ospedale in Comina non si ferma, se ne facciano una ragione i referendari, si va avanti. A marzo, tutti quanti aspettavano lei per la firma, non si presenta, ma non si presenta mica perché non era convinto dal punto di vista del progetto sanitario per l'ospedale di Pordenone, non si presenta semplicemente per un gioco politico e allora questo deve essere per forza una risposta politica, perché ripeto, quanto presentato onestamente mi sarei aspettato qualcosina un po' di più per quanto riguarda appunto le prospettive della sanità pordenonese e mi sarei aspettato un po' di meno magari per quanto riguarda l'aspetto architettonico, altrimenti potevamo guardarlo tranquillamente in commissione urbanistica. Mi, mi chiedo, signor Sindaco, come faccia lei a dire, pretendere di avere ancora credibilità su questo tema? Ripeto, su questo tema, quando lei, mancando alla firma del famoso accordo di programma, disse nel 2019: sono convinto che inaugureremo il nuovo ospedale di Pordenone. Allora guardi, siamo già arrivati che devono essere sei anni di realizzazione. Siamo al 2016, più sei anni di realizzazione, si arriverà almeno al 2022. Io. Legno, spero che ci sarà nel 2022 un ospedale per il comune di Pordenone, la provincia di Pordenone perché se le tempistiche sono quelle che vediamo in Italia, io penso che fino al 2025 non ce l'avremo. Ma detto questo, il problema non è se l'avremo o non l'avremo, sarà come l'avremo da qui al 2022: i migliori professionisti difficilmente penseranno di venire a Pordenone perché avranno un ospedaletto che non può essere. Al massimo, visto che sarà un ospedale di serie B in attesa del nuovo ospedale, collega Passoni. Io, guardi, la rispetto anche quando non condivido quello che dice, però dico: fino a quando il nuovo ospedale non sarà eh, funzionante, sarebbe sciocco investire nel, nell'ospedaletto che ci troveremo. E quindi, fino al 2022 o 23, quando non ci sarà il nuovo ospedale, la vedo dura che i migliori medici possono puntare a venire a Pordenone. E allora, siccome la statistica è delle sole 24 ore, inchiodò la provincia di Pordenone per essere una delle province in cui c'è un maggior tasso di emigrazione sanitaria, mi chiedo come faremo a mantenere il numero di pazienti, un numero di pazienti accettabile nella sanità pordenonese dal momento in cui al momento risultiamo essere un po' deboli, perché non siamo dotati di un ospedale di serie A che il prossimo sarà un ospedale di serie A o meno, spero mi venga chiarito da qualcuno successivamente. Al momento ho soltanto visto un progetto di carattere urbanistico. E allora guardi, adesso non mi ricordo bene che ha presentato il progetto dal punto di vista urbanistico. Però se si dice che è basso, allora non potete farmi vedere che dal terzo piano si possono vedere ancora un po' Cortina, perché l'unica cosa che potranno vedere i pazienti dal terzo piano dell'ospedale di Pordenone sarà vedere il palazzo di fronte. Quindi credo poco, a questo, credo poco a, questo, a questo progetto, perché abbiamo un ospedale circondato di palazzi che hanno almeno quattro piani, difficilmente penso che possano vedere la montagna. Allora, rivediamolo un attimino, anche perché se è così l'ospedale, se è così l'ospedale, e dovrebbero essere un 6-700 metri da una parte all'altra, o prendiamo tutti degli atleti a fare i barellieri, altrimenti spero che ci sia un modo per risolvere la questione della distanza tra una parte e l'altra dell'ospedale per limitare i tempi, visto che sono parte principale degli eh, indicatori di come si dovrebbe realizzare un ospedale del futuro. L ospedale del futuro che viene realizzato in pieno centro città, non c'è stato nessuno da parte della maggioranza che ha detto l'ospedale lì va bene anche perché dal punto di viabilistico risolviamo tutti i problemi che ci sono. Allora, a parte il fatto che viviamo in una città in cui quando si mette su carta... Siamo tutti bravissimi, salvo poi accorgersi che ci sono rotatori tipo in piazza Duca d'Aosta dove gli autobus non riescono a girare. Allora onestamente in quel contesto lì vedere che all'interno di via Monte e eh, via eh, San Quirino, no, via, cos'è la via dietro, via, via Traverso e via Rotto, eh, onestamente... Dire che andremo a risolvere la questione viabilistica quando la cosa più importante di un ospedale, tra le più importanti, c'è anche l'accessibilità. Onestamente, per come sono andate le cose dal punto di vista della viabilità a Pordenone con questa amministrazione, di nuovo toccherò legno. Perché lì bisogna cercare di accedervi rapidamente. O avete. Aladino, o la vedo difficile che nel contempo in cui saranno opere in corso, polveri e, e automezzi che andranno avanti e indietro, riuscirete a risolvere la questione viabilistica. E quindi l'unica cosa, cosa che lei signor, sindaco, lei, signor Sindaco, ha potuto inaugurare, ed è una cosa politicamente nuova ma che sta avvenendo spesso con Serracchiani, invece di inaugurare la prima pietra, come avremmo tutti sperato, la, prima posa, della, la posa della prima pietra, come tutti avremmo sperato, lei l'unica cosa che ha fatto è l'inaugurazione delle demolizioni. Allora, se siamo ridotti ormai a festeggiare la demolizione dell'ospedale, come dire, questo è il futuro del nuovo ospedale, ce l'avrete, ma non si sa quando, allora onestamente non vedo grosse prospettive per la sanità pordenonese. Io confido che, tecnici e professionisti diano il meglio per la sanità pordenonese, politicamente la scelta ormai è stata fatta, noi continueremo a criticare la scelta dal punto di vista politico perché quella scelta è stata assolutamente sbagliata, come detto anche da esponenti del centro-sinistra all'epoca, spero però che ci si dia tutti una mano per realizzare il massimo per la sanità pordenonese. E all'assessore Romor dico che lei, lei da subito si disse garante affinché il CRO di Pordenone non diventasse l'oncologia dell'ospedale di Pordenone. Allora io confido che lei ogni tanto si prenda la briga di andare a vedere questo progetto e intervenire a tutelare non soltanto il CRO che è un valido istituto che fa... Eh, che è il fiore all'occhiello della sanità pordenonese per quanto riguarda la ricerca, ma di tutto il progetto ospedaliero. E ci terrei che anche lei intervenisse per dire per quale motivo questo progetto è valido per la sanità di Pordenone. Non possiamo soltanto ascoltare interventi tecnici. Questa è politica, questo è il futuro della sanità pordenonese. Grazie consigliere. Consigliere Franchini. Grazie signor Presidente. Io sarò, e mezzo. sarò estremamente... quanto conto ho? Tre minuti e mezzo. Tre minuti e mezzo. Quindi a me sembra che il, il dibattito di, di questa sera deve tenere presente di una cosa fondamentale. La grande aspettativa che la cittadinanza ha per questo ospedale. E non è un'aspettativa alberghiera, anche se il, io non sottovaluterei per niente questo aspetto. Cioè i pazienti hanno bisogno di essere ospitati in maniera adeguata. E quindi l'albergaggio è fondamentale, è importante. Ma quello che l'aspettativa è, eh, riveste il, il grado maggiore è su come noi intendiamo un ospedale nel 2020, eh, 2020 praticamente. E su questa cosa mi, mi permetterei di ricordare che i, gli ospedali italiani sono occupati grosso modo per due terzi da over 65, il 20% delle giornate di degenza è occupato da over 85 e il 25% dei pazienti sono... Hanno, manifestano gradi di, di, di severità diversa di demenza. Questo è il quadro epidemiologico. Eh, su questa cosa ci, ci terrei a dire che la cosa che io ritengo fondamentale di questo progetto è questa comunanza con la cittadinanza della salute, cioè aver aperto l'ospedale e i servizi sociosanitari, aver messo l'assistenza, eh, la, la continuativa diretta come centrale per il paziente perché sono pazienti. Vecchi anziani con comorbidità, comor, com, comorbidità importante che hanno una fragilità pazienti che hanno necessità di una continuità delle cure e quindi grande aspetto su questa cosa. La cosa veramente innovativa di questo progetto non è sul due piani o tre piani o via Montreal o la Comina, la cosa veramente innovativa è la comunanza con i servizi sociosanitari. Intende la sanità del futuro come un percorso in cui i medici e gli assistenti sociosanitari dialogano continuamente, in cui i pazienti si sentono sempre seguiti da un'equipe, in cui il referente sanitario e medico è ben preciso. Questo è il progetto che chiediamo per questo ospedale e su questa cosa noi siamo fortemente convinti che questo è quello che ci avete segnalato perché, mettendoci la cittadina della salute in una eh, sede praticamente incorporata nell'ospedale, il messaggio che ci date è questo ed è quello che noi vogliamo: vogliamo un ospedale aperto, non vogliamo un ospedale fatto per gli operatori sanitari ma neanche troppo sbilanciato. Vogliamo un ospedale equilibrato in cui chi ci lavora e chi ci va dentro, perché è un'utenza di rispetto. Trova non solo la qualità del, del, del servizio di, di, di ospitalità, ma trova, trova un servizio premuroso. Io trovo che in questo momento la sanità ha bisogno di questa cosa, ha bisogno di dare ai pazienti la sensazione che gli operatori sono premurosi nei, nei suoi confronti e che quindi hanno messo in moto un meccanismo per cui il paziente non viene abbandonato mai. Questo è il vero progetto di questo ospedale. L'ospedale nuovo ci interessa pochissimo che sia su due piani, un piano che benissimo, no, indispensabile ovviamente, ma la cosa che ci interessa è che abbia la capacità di offrire una opportunità diversa a chi ci lavora e a chi ci deve andare per necessità. Quindi questo è il il messaggio che esce da stasera, secondo me, è che l'ospedale è stato pensato perché sia anche un bello ospedale, e eh, va bene, ma è un ospedale che mette insieme socio sanitario e sanitario puro, che mette insieme esterni in un'area precisa, con la possibilità di andare direttamente ai servizi sociali, che mette insieme per pazienti che hanno fragilità, come gli adolescenti, come le eh, persone più, più anziane e più bis bisognose per esempio tutti quelli che sono senza casa in questo momento e li mette in una condizione in cui si po possono avere dei riferimenti socio sanitari definiti. Questa è la vera eh, qualità del progetto ed è su questo che noi ci, ci batteremo, saremo sempre eh, a fianco di chi farà questa proposta. La proposta della Comino non ci interessa granché, ci interessa il progetto sanitario che ci sta dietro. Per cui io sono, noi, anzi, il nostro gruppo è fortemente favorevole a quello che ci avete presentato e che ci presenterete più avanti quando parleremo invece della progettualità appunto socio -sanitaria. Grazie. Grazie, consigliere. Consigliere Sperotto, prego. Sì. Grazie, presidente. Ringrazio anche chi eh, ci ha relazionato oggi, quindi il, dottor, il direttore, il dottor Paolo Bordon, e eh, chi è intervenuto tra i progettisti. Questa è una fase... Mh, Ovviamente che arriva da, da, da molto lontano e eh, io credo che bisogna partire da, dal dato di fatto, cioè eh, dei malati che stanno in una struttura che ha dei problemi enormi e degli operatori, tutti, che lavorano in una struttura che ha delle grosse difficoltà. Quindi l'esigenza di un nuovo ospedale è un'esigenza sentita. Quello che però ci ha portato fino a qui eh, è oggi... Anche oggi forse la sento un po', vivendola in Consiglio Comunale, anche un po' inaspettatamente, come un'occasione che forse è un po' perduta e spero che possa però in qualche modo essere recuperata. Sia nella fase che ha visto eh, il progettare un ospedale in comina, forse è mancato, è mancato da parte del, di chi guidava allora e, e, e forse anche in questa fase che guida adesso, la eh, capacità. Che è stata poi in qualche modo recuperata successivamente, di sentire quello che eh, la cittadinanza, in qualche modo, avrebbe voluto. Il costruire un ospedale o realizzare una struttura deve avere una grossa direttrice a livello tecnico, perché poi ci devono essere le, le competenze per realizzare questo tipo di strutture per indicare qual è il miglior percorso da fare. Però abbiamo visto come la scelta poi di eh, ritornare indietro alla Comina abbia avuto delle ripercussioni non indifferenti. Questo credo che ci debba far pensare tutti, che debba far pensare mh, tutto questo Consiglio Comunale, che quando non si affrontano queste grosse strutture con un processo partecipativo diffuso e importante, poi eh, arriviamo a questi risultati, cioè a dover fare dei passi indietro. E anche oggi ci troviamo di fronte a un progetto verso il quale anche noi consiglieri possiamo solo esprimere in qualche modo la nostra opinione o chiedere delle lucidazioni, ma sulle quali la cittadinanza non ha potuto in qualche modo esprimersi e eh, appunto dove è mancato forse anche in questo caso un completo mh, processo partecipativo. Io sono convinto e spero che mh, in qualche modo. Ci, ci possa essere ancora un percorso di questo tipo per come verrà inserito l'ospedale in quell'area e so, siamo convinti comunque che quella fosse l'area dove doveva essere realizzato il nuovo ospedale. Però eh, appunto questo ci lascia un po' perplessi. Ho poi mh, delle richieste di tipo mol, molto più puntuale sul, sul progetto. Mi chiedo ad esempio, perché non, non ho compreso bene, forse mh, ero distratto, cioè il cavedio interno che funzione avrà? Cioè, una mera funzione di aria, cioè fornire aria e luce a, eh, ovviamente le stanze che si affacceranno, oppure sarà un luogo dove ci sarà anche del verde in qualche modo godibile all'interno della stessa struttura, le stanze. Ovviamente le singole stanze dove ci saranno, dove, dove saranno eh, gli ospiti del, dell'ospedale, i pazienti, saranno tutte che si affacceranno verso l'esterno o si affacceranno anche all'interno del Cavedio? Queste sono alcune domande. Nel eh, ritenere comunque, come ha detto il direttore, che questa sia un'importante occasione, ma nel ritenere anche che... La sanità pordenonese non è solo realizzare una nuova struttura, ripeto, eh, noi riteniamo che sia giusto questo nuovo ospedale e auspichiamo, come è stato detto anche molto bene da, da chi mi ha proceduto, il consigliere Freschi, che le esigenze dei pazienti vengano tenute in considerazione fino, fino all'ultimo e che e chiedo anche se nuove istanze, un'evoluzione, una possibilità di... Condividere la realizzazione di questo progetto con la cittadinanza potrà essere un compito che questa amministrazione, anche se ormai eh, ovviamente a fine mandato, potrà fare. Grazie. Grazie De Santo lei sa che non ha più. Tempo per fare interventi? perché posso, è stato Presidente, io da solo comunque rubo due minuti. Tanto quanto. due minuti eh, no, no, non posso sbagliare. No, no. eh, eh, allora, il collega Dal Massimo è preso calma, calma, da solo calma. 12 minuti. Posso avere i due di differenza? No, no. no. Eh, e anche, 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 anche il signore che sta alzando e eh, parlando adesso se può un minuto in più, li ho, li ho segnati pure ah, io. Eh. Calma, calma. Se è preso un minuto, non voglio più. Calma. Sì, sì. Nove minuti tu allora. e, due, e due minuti. E dal massimo di eh, 12 ti chiedo due, per compensare. allora Intanto avevo pregato di rimanere nei dieci minuti. Eh, Effettivamente so. chi li ha consumati ha sforato, indicativamente media di un minuto e qualcosa di più. Lei se deve fare una domanda io glielo concedo, non le posso concedere due minuti, perché sennò no, sarebbe proprio non riconoscere quello che avevamo... Come? No, ma non ha consumato due minuti. No. Prego, un minuto. Perché... Io, Ma scusate, alla commissione Capigruppo io e il sindaco abbiamo insistito per portare da 5 a 10 minuti gli interventi. Abbiamo insistito perché non, è, non volevate, adesso i 10 minuti sono più sufficienti. <ride> consigliere, consigliere Alessandro, le do un minuto. A partire da adesso però, via. Eh, io credo che questa sera si copia un atto politico decisamente molto importante eh, in tema e in linea con quello che avviene nel governo centrale passiamo dalle chiacchiere ai fatti e solo, vorrei solo sottolineare un aspetto. In 16 mesi, non di più, siamo passati dalla prima presentazione della proposta della Giunta e del Sindaco a una, ad apprendere. Io la prendo da voi, da lei, altre che dai giornali, evidentemente. Che oltre ad aver approvato il progetto definitivo siamo anche in, già, siete già in grado appalto per l'esecuzione dei lavori. Io credo che questo sia davvero un grandissimo risultato. La seconda cosa è veramente in, in maniera molto micrometrica e millimetrica: e, e, mi permetto anche di sottolineare che fra qualche settimana non di più andremo ad approvare anche il nuovo piano regolatore del comune di Pordenone, che ne dica qualcuno qui dentro. E comunque il nuovo piano regolatore prevede la restituzione di quel territorio su Incomina ad usi ben diversi. Bene, sono molto contento di, aver, di che attraverso l'attività del nostro gruppo, ma non solo degli altri, anche di colleghi che oggi fanno parte di altri gruppi, abbiamo messo in atto un movimento che è riuscito a cogliere eh, questa opportunità e a convincere l'amministrazione a spostare l'insediamento del nuovo ospedale. Credo che questo sia uno dei migliori risultati che abbiamo ottenuto. Grazie. Grazie, Consigliere del Santo. Consigliere, silenzio. silenzio. Eh, un, consigliere. Due, parole, due parole per cortesia, se è possibile. Chiedo scusa, due parole no, se è ecco, possibile avere sulla cittadella della salute. Grazie. Eh. Prego, consigliere del Ben. Forse diventerà rosso. Dovete azzerare, grazie. Presidente, buonasera. Grazie, signor Sindaco, per la decisione di portare in Consiglio Comunale anche sotto forma di comunicazione che pare giusta questo eh, argomento estremamente importante. E ovviamente anche a Bordone e chi lavora con lui, che ha fatto vedere che un'idea è diventata un progetto e che è prossima alla realizzazione. Se proprio avessi voluto fare una. Desiderio, sarei stato contentissimo Roberto di poter mettere in via Montereale 24 la prima pietra di un ospedale come edificio nuovo che serviva per lo sviluppo di Pordenone. Però abbiamo visto oggi che il dado è tratto, che le cose stanno facendo e che tutte quelle analisi che avevamo fatto, in particolare chi parla e chi era con lui nel 2011 circa eh, va valutazioni ambientali, urbanistiche, di politica sanitaria, finanziaria e di altro, erano la strada giusta che portava a consolidare il luogo del nuovo ospedale lì dove l'ospedale c'è. Oggi se, do se dobbiamo vedere vedremo che in comino le prospettive sono migliori per l'ambiente rispetto a quello che erano Cinque anni fa, che non ci sarà un altro centro commerciale. Ma quello che è anche importante è che, se vediamo oggi dove è Via Montreale 24, dove Via Montreale 24, abbiamo un edificio ad uso pubblico. E non un intervento per modificare in modo strutturalmente importante quei metri cubi che erano in qualche modo appetiti dalla giunta regionale passata che aveva anche dato delle indicazioni di residenza in quel posto. Evidentemente era un elemento sbagliato. Allora, de delibera, delibera, delibera del 10 di gennaio del 2008. Quindi quello era una destinazione diversa da quella dell'ospedale. Silenzio. Silenzio. Ognuno ha i propri ricordi, i propri documenti, le proprie posizioni e che, e, che, e che con coerenza ha sempre detto in ogni luogo e anche con la caratteristica professionale di dimostrare quello che dice. Allora torniamo a questo elemento che oggi lì dentro abbiamo... Una edilizia che è importante per Pordenone non solo come comune, ma anche per un riferimento che è quello della destra tagliamento. Vediamo se quello che adesso si fa, in qualche modo, va nella strada giusta di dare a Pordenone come luogo il peso di capoluogo della eh, provincia. Ed anche se, e lo dico subito di sì, mantiene la sanità Pordenonese. Una sostanziale maggior attrazione rispetto che alle fughe e quello che è successo negli ultimi mesi confo conforta su questa strada di, di non solo non perdere, ma aumentare l'attrazione che la sanità della provincia fa rispetto ad altre parti. Poi, che a Pordenoni ci sia più fuga rispetto che a Trieste è un dato geografico sul quale non si può assolutamente eh, discutere. Allora, diciamo che il sito. La sua, è quello adatto, diciamo che le dimensioni che abbiamo visto sono quelle giuste perché a oggi quelle dimensioni danno risposta ma anche in futuro quello pare di essere giusto, ma quello che è importante è anche che il finanziamento adesso è un finanziamento regionale, è un finanziamento sicuro che consentirà investimenti e rilancio di alcuni settori dell'economia che, che oggi soffrono e ci tiene anche lontani da quella pericolosità che, che era costituita, che è costituita ancora da alcune iniziative di project financing che hanno portato diciamo, a non valorizzare a criticare senza tanti problemi alcune iniziative che il Veneto ha fatto sugli ospedali costruiti in project financing. Quindi anche questo è stato un elemento importante. Adesso questo edificio ovviamente noi lo vediamo come contenitore, ma anche un contenitore che ha delle potenzialità importanti. Intanto è un contenitore centrale in un'azienda un sanitaria che è finalmente tornata ad essere integrata nella parte ospedaliera e nella parte territoriale perché consente un trattamento dei bisogni lì nel luogo migliore, in modo semplificato è un territorio che funziona, un ospedale che funziona, sotto una regia unica sicuramente sono una eh, prospettiva che è cioè, più facile da realizzare. Ma lì dentro oggi queste dimensioni sono importanti perché Pordenone prima di tutto mantiene la sua funzione di hub con le altre realtà ospedaliere provinciali in primis, che se fosse l'ospedale da realizzare più grande di quello che è fatto oggi, avrebbe il rischio di aver impoverito e messo in crisi, per esempio San Vito, per esempio Spininbergo. Quindi questa è la giusta dimensione perché sia hub almeno la provincia. Dopodiché, se ce l'hanno noi insediate, alcune funzioni regionali secondo la politica sanitaria regionale, sicuramente Pordenone sarà pronto a realizzare questo. Però c'è un altro elemento che penso sia importante eh, da fare, che abbiamo la legge regionale 17, la quale propone nuovi modelli operativi per fare l'assistenza ospedaliera per gli acuti, che, che valorizza la, la componente tradizionalmente medica e che valorizza le componenti degli infermieri, dei tecnici, eccetera. Allora, una strutturazione ospedaliera, come abbiamo visto, anche se ripercorre ve, vecchi aspetti eh, strutturali come i pettini, sicuramente lì dentro sarà eh, possibile fare questo nuovo tipo di attività. Ovviamente, eh, dottor Bordon, avanti ci sono 5-6 anni almeno. E mi auguro, ma sono sicuro di sì, ma mi auguro che si cominceranno a fare le attuazioni di questo nuovo modo di lavorare in modo che con un'opera di formativa in questi anni saremo pronti a utilizzare al meglio queste nuove strutture per le dinamiche organizzative che consentono al loro interno. Poi tante altre cose potrebbero eh, essere dette e prima di tutto quello che era importante comunque stimolare la partecipazione partendo dall'informazione che si dà. Però se noi guardiamo l'ospedale disegnato e guardiamo come oggi, vediamo che in questo ospedale ci sono tratti, segmenti del DNA della sanità pordenonese e mi riferisco senza tanti giri di parole al padiglione A, essenzialmente, perché per noi è un simbolo di come Pordenone sia passata dal 60 al 70 con una cresta di riferimento, con una trazione, con essere diventati provincia. Allora vedere il padiglione A in piedi per noi per dire è un tratto identitario. È chiaro che prima del 2021-2022 non si porrà il problema cosa facciamo del padiglione A e del padiglione B, ma se siamo in grado di fare una prospettiva, quale posto migliore di avvicinare alcuni anziani, RSA faccio più, vicino ai servizi dove loro possono avere una risposta importante senza vederle via vai di ambulanze rispetto alle case di riposo. Quindi quello potrebbe essere un tempo nostro per fare cultura perché quegli edifici vengono riutilizzati. Uno potrà dire, e se viene il terremoto? Il terremoto è già venuto, ma non serve tanto per dare la sicura stabilità a quegli edifici. Ma di fronte a noi abbiamo ancora anche la caserma mitica, che potrebbe essere un adeguato polmone verde per stare vicino a delle edilizie ospedaliere come quello che abbiamo. In altri termini, noi abbiamo oggi questa realizzazione, come progettata, di una edilizia ospedaliera moderna che è anche vicino, Gianni ha degli aspetti della sociosanitari, che è bella, che resta al centro, ma che ha anche tutte queste potenzialità di continuare a dare alla nostra gente le risposte che ha dato con grande livello la sanità pordenonese, che farà il suo ruolo nella sanità provinciale, ma sarà sempre più importante quanto noi sentiremo vicino a noi. Il nostro ospedale, e quanto più l'ospedale sarà pronto per dare le migliori risposte in termini di salute terapeutica, ma insieme in un'ottica complessiva che va dalla prevenzione alla riabilitazione, giusto per dare l'alto livello della sanità a Pordenone. Grazie, consigliere. Ha esaurito il tempo, avete sforato i 50 secondi. Voi di del fiume dieci secondi la consigliera Piccin e verso la fine adesso il dottor Del Beng se ci sono progettualità eh, per le aree, quelle a sud dell'attuale zona dell'ospedale, e cioè ehm, tutta quella parte che in questo momento non viene interessata dai nuovi edifici, che progettualità ci sono? Perché su questo noi abbiamo. Pensato insomma, a un'area a un polmone verde, un'area verde proprio di quella parte. Grazie, scusate, grazie consigliere. Consigliere Daniello, lei ha ancora tre minuti Vole e mezzo. No, no, no. Una domanda solo, volevo chiedere: eh, è, stato, è possibile avere lo studio di fattibilità del nuovo ospedale? O perché eh, con la delibera No. Perché quando abbiamo votato in delibera qui in Consiglio Comunale eh, c'era stato detto che eh, mi aspettavo che lo presentaste anche in commissione. Ecco. Grazie consigliere. Bene, do la parola al direttore per le risposte tecniche. Beh, gestite voi. Bene, intanto vi ringrazio ringrazio veramente tutti i consiglieri che sono intervenuti. Credo che la discussione è stata ricca di spunti per noi, di riflessioni, e penso che potremo tentare di rispondere più o meno ai quesiti che sono emersi. Dagli interventi noto l'attaccamento, giustamente, a quest'opera. La preoccupazione, eh, condivido l'affermazione del consigliere Dalmas quando dice la tragedia, la tragedia naturalmente sarebbe se non riuscissimo a portare a buon fine questo tipo di, di scelta, perché sono sicuro che qua dentro nessuno ti fa contro, ma tutti, magari con delle preoccupazioni, vogliono arrivare all'obiettivo finale, cioè dotare la città e questa provincia di un'opera sociosanitaria, perché trattasi di questo che andrà a dare delle risposte migliori ai cittadini che dobbiamo, a cui dobbiamo rispondere, ai 320.000 abitanti che sono in questa provincia. Cercherò sinteticamente di rispondere, innanzitutto dal punto di vista del metodo, cioè con quale metodo abbiamo cercato di lavorare. Ovviamente non è compito della direzione decidere se era meglio in comina piuttosto che lì, piuttosto che alla ristrutturazione. È ovvio che a noi è stato dato un mandato molto chiaro, cercare di svolgere nel miglior, minor tempo possibile quello che è un'opera attesa da qualche decennio, cioè il nuovo ospedale di Pordenone. Qual era lo stato dell'arte amministrativo? trovato in azienda, c'era un progetto preliminare, non ufficialmente approvato perlomeno dalla regione, che era la Comina, quindi stato di progettazione preliminare. C'era un progetto esecutivo che era la ristrutturazione del padiglione C, diciamo quello cosiddetto Alfa. No? E basta, da lì siamo dovuti partire. C'era uno stanziamento a bilancio della Regione poi portato a 150 milioni di euro. Il mandato era quello di procedere nei tempi minori possibili. C'è una delibera di giunta che lo individuava prima della nomina mia alla, eh, diciamo alla, ai vertici dell'azienda ospedaliera e che diceva anche nel limite di possibile di verificare se la progettazione esecutiva già pagata eh, per quanto riguarda il padiglione Alfa potesse avere un qualche senso. Noi abbiamo pensato di mettere a disposizione della gara a cui hanno partecipato molti gruppi e cui qua presente stasera c'è la mandataria, la, la Politecnica di Modena, anche questo tipo di contributo per cercare di recuperare nel miglior modo possibile quelle che sono risorse pubbliche comunque spese. Di sicuro la necessità di procedere era impellente. Dal punto di vista del metodo, io devo ringraziare tutti i collaboratori eh, dell'ospedale dell che hanno dato una mano, i medici attuali, gli infermieri, insieme al gruppo diciamo, a supporto dell'ingegner dell De Colle e della direzione medica con il dottor Sclippa, il direttore sanitario, il dottor Simon, perché. Nella fase in cui c'è stato rilasciato il progetto preliminare, lì abbiamo coinvolto tutti gli operatori per migliorare, cercare di dare, sentendo la voce di chi ci lavora oggi nell'ospedale, che fa un lavoro straordinario a supporto della città e della provincia, un miglioramento effettivo. Io credo che il progetto sia stato partecipato nella maniera adeguata da parte dei nostri collaboratori, certo, non tutti avranno trovato la risposta individuale perché c'è cioè, chi voleva ognuno il suo ambulatorio in una certa misura, abbiamo dovuto fare sintesi, ma sono stati raccolte molti spunti interessanti. Ad esempio la soluzione tanto attesa, credo che uno dei punti centrali, la carenza logistica del nostro pronto soccorso, che oggi è indecoroso per una città come Pordenone, sicuramente ha trovato una soluzione progettuale molto più ampia, molto più idonea, molto avanzata nelle ricerche tecnologiche. Quindi da questo punto di vista la progettazione da preliminare in definitiva ha avuto un salto di qualità notevole. E devo ringraziare anche i progettisti che sono stati capaci, stando nel quadro economico, adottare le scelte individuate dai nostri attuali operatori. Attuali operatori, ci tengo a sottolineare, che non è che stanno peggiorando le loro performance nei confronti non solo della città, ma dell'intera dell regione. Il tasso di spedalizzazione anche in questa provincia è calato complessivamente, questo è dato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, un dato molto importante, ci stiamo attestando a quelli che sono gli obiettivi attesi, il 130 per 1000 come tasso di ricovero. Ma il dato interessante è che l'ospedale di Pordenone, ed è l'unico nella regione, ha aumentato il livello di attrazione nei confronti dei cittadini delle nostre altre province e del vicino Veneto, questo è un dato ufficiale del 2015, quindi con gli attuali operatori integrati dai nuovi collaboratori che sono arrivati, chi è, peggio per lui dalla provincia di Udine ma anche da altre realtà, hanno portato un valore aggiunto, cioè, oggi abbiamo migliorato la performance diminuendo il tasso di spedalizzazione, i nostri cittadini sono andati di meno in fuga da altre parti e questo è già un dato assolutamente importante e positivo. Annosa questione dei posti letto. Qual è oggi la dotazione ufficiale dei posti letto dell'ospedale di Pordenone? Sono 483 complessivamente i posti letto così suddiviso, 435 i letti per la degenza ordinaria e 48 i letti per la degenza ehm, giornaliera, cosiddetto DIH. Noi li aumentiamo, quindi non è vero che li diminuiamo, li portiamo a 508 con un aumento complessivo di 25. Perché lo facciamo perché, come abbiamo detto, questo ospedale deve dare una risposta complessiva a un'area e a, a un insieme di. Ehm, di aspettative di questa provincia che tiene conto anche di altri ospedali collocati nella nostra provincia. Noi stiamo cercando di operare un processo di riorganizzazione dell'offerta ospedaliera che ha coinvolto Maniago con una riconversione prima fatta in regione completa per un ospedale che noi abbiamo chiamato di prossimità ma per intendere il concetto c'è cioè dando delle risposte sanitarie a una comunità in quella sede secondo i bisogni di quella sede e dichiarando ufficialmente che l'ospedale di Pordenone dovrà avere una vocazione ad alta complessità come sua proprietà e quindi potenziando la risposta proprio sui ricoveri ordinari perché è qui che dovremo concentrare i ricoveri più pesanti, più complessi quelli che necessitano di quelle echippe multiprofessionali disciplinari e delle migliori tecnologie questo è il nostro obiettivo, concentrare in questa sede che stiamo realizzando questo tipo di risposta. Qual è oggi mediamente la presenza nell'ospedale di Pordenone? Abbiamo detto che ci sono 483 letti. Noi abbiamo una presenza media eh, di 346 pazienti eh, ogni giorno in degenza ordinaria e 40, eh, di 346 e 46 con eh, accessi in H. Un tasso di, di occupazione. Che era già buono nel 2014, perché siamo al 79%, mediamente efficiente dopo il 70-75%, quindi già buono, e che è ulteriormente aumentato nella sua efficienza nel 2015 con un 82,3% quindi vuol dire che la dotazione dei posti letto oggi che abbiamo è adeguata ed è sufficiente quella che avremo domani sarà sufficiente per le risposte che dovremo dare perché con l'aumento di dotazione dei postiletti i 25 posti in più dovremo dare una risposta coordinata e avanzata a un po' tutta la provincia tenendo conto delle riconversioni che adopereremo già fatto su Maniago e con il progetto che riteniamo molto interessante anche come modello regionale che faremo su Sacile. Quali funzioni sono contenute? Questa è una domanda che è stata fatta da più consiglieri e mi scuso se nella premessa non le ho detto. Ci saranno tutte le attuali funzioni di leggenza per acuti, eccetto una che è la procreazione medicalmente assistita. Che abbiamo scelto in, diciamo. Eh, condividendo questa scelta con gli attuali operatori sarà eh, messa a Sacile, stiamo investendo circa 600 mila euro per adeguare gli spazi lì perché lì dentro potrà trovare un'espansione nell'interesse complessivo della comunità regionale e facendo una struttura che fa anche una sua attrazione significativa eh, nei confronti del vicino Veneto. Quindi tutte le altre funzioni per acute saranno lì. Ospitate. Il destino degli altri eh, padiglioni, i cosiddetti padiglioni A e B. Allora, voi sapete che il patrimonio di un'azienda sanitaria, di un'azienda pubblica, si distingue tra patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile. Oggi, ovviamente, i padiglioni A e B sono patrimonio indisponibile perché sono vitali per il funzionamento della, del nostro ospedale. Quando finiremo quest'opera, e noi riteniamo che i quattro anni e mezzo non nascono a caso per far contento qualcuno, ma sono dall'osservazione di quanto sta avvenendo in Italia, non in Europa, nella realizzazione di ospedali di dimensioni simili. E quindi, quando diciamo 2 milioni al mese circa di fatturato di, di produzione di stato di avanzamento lavori, se prendiamo questo paradigma che ha suggerito il consigliere Dalmas, andremo a 60 mesi, quindi 5 anni, perché sono 120 i lavori netti di realizzazione di ospedali, quindi non siamo distanti. Noi riteniamo che 4,5 possa essere. 150 è compreso gli oneri, l'IVA e certamente, come era nel quadro economico complessivo. Ecco. Da questo punto di vista, quindi, il, il tipo di risposta è: i padiglioni A e B saranno patrimonio disponibile. Quindi saranno messe, non saranno più un obiettivo, cioè noi in quelle contenitori, Se lasciatemi passare il termine, forse non appropriato, in quegli edifici che stanno facendo, hanno fatto la storia della sanità di questa provincia, lo stanno facendo adesso perché sono importanti per la nostra erogazione di servizi, non ospiteremo più alcun tipo di attività sanitaria. Quanto costerebbe adeguarli, metterli a norma? Costerebbe una cifra che noi stimiamo almeno di 1000 euro al metro quadro. È stimato per la volumetria sarebbero almeno 45 milioni di euro necessari per adeguare i padiglioni A e B dal punto di vista antisismico, antincendio. Quello che, che deve essere, allora, certamente, non è questa. Sarà una discussione che immagino coinvolgerà la città di Pordenone e la regione a cui io o chi per me dovrà restituire quello che è un patrimonio disponibile della città. È vero che nelle prescrizioni. Che ci sono state date nel permesso a costruire, di cui noi abbiamo eh, oggi eh, ottenuto le carte per poter fare la gara eh, che è in corso, si chiede all'azienda di produrre un piano, leggo testualmente, un progetto di riqualificazione ambientale dell'area attualmente occupata dai padiglioni a e B. Quindi, se mi chiedete un'opinione personale quegli edifici realisticamente e per il costo e per l'impatto in quell'area, perché poi avrebbe un impatto ulteriore sui parcheggi necessari, non sarebbero necessari e quindi potrebbero essere tranquillamente abbattuti con scelte urbanistiche che a me non competono. Però di sicuro non saranno più nel patrimonio, nella disponibilità dell'azienda dell sanitaria. Lo faccio dire perché è nel mandato che ho. Nel fatto che noi abbiamo condiviso, sì, noi non abbiamo le risorse per poter adeguare questo tipo di edifici e soprattutto non c'è una destinazione d'uso sanitario, per cui per altre destinazioni sono, ripeto, scelte che faranno l'amministrazione comunale con la sezione regionale. Io devo evidenziare quali sono i costi attuali stimati. Al ribasso di eventuali gare, ma siamo all'incirca all'intorno a 40-45 milioni di euro. E quanto potrebbe costare l'abbattimento di questi edifici, che siamo intorno tra i 5-6 e i 6 milioni di euro, no? quindi queste sono cifre. Quindi penso di aver chiarito almeno il fatto che gli edifici A e B non saranno nella disponibilità dell'azienda sanitaria. Il costo copre tutte le attrezzature, gli arredi? No, mancano dei soldi evidentemente, quanti? Almeno 30 milioni di euro, che è la cifra che noi stimiamo e su cui stiamo incontrandoci a livello tecnico con la Regione per chiedere la costruzione di un piano pluriennale di accumulo di risorse per poter far fronte a queste necessità indifferibili, è evidente. Noi crediamo che il 2021, noi stimiamo come rilascio dell'opera, è evidente che uno non può entrare dentro se non ha... E il mobilio adeguato e le attrezzature. È evidente che nel frattempo le macchine ad alto costo che andiamo a man mano ad acquistare lo facciamo nell'ottica di capire quelle che possono essere poi trasportate nel nuovo piuttosto che lasciate a esaurimento nella parte vecchia. Quindi, già adesso nel piano di sostituzione delle attrezzature ad alto impatto, TAC piuttosto che risonanze, dobbiamo farlo tenendo conto di questo, di questo principio. Per quanto riguarda eh, l'appalto, l'appalto e le regole, la nuova normativa che sta avvenendo avanti eh, rispetto al nuovo codice degli appalti. Allora... Non è che siamo insensibili a questo tipo di richieste, noi abbiamo fatto delle valutazioni, anche organizzazioni sindacali ci hanno posto ufficialmente questo tipo di tema e non vogliamo sfuggire, fermo restando che il nostro mandato è costruire l'ospedale nel, nel minor tempo possibile e nel modo più adeguato. Ci rendiamo conto che già il fatto di posizionare un'opera pubblica che è la sommatoria di tre cantieri, no? l'ospedale, la cittadella della salute e la centrale tecnologica, quindi 171 milioni di euro complessivi, crediamo sia già un forte investimento di risorse, sono tutte pubbliche, su un'area un importante come quella di Pordenone e sicuramente darà una risposta, sarà un volano per l'economia difficilmente stimabile adesso. Viviamo anche noi in questa società, sappiamo quanto è difficile in questo momento far partire opere e dare risposte positive in un settore come quello edile, che ha subito più di altri la perdita di posti di lavoro. Abbiamo studiato quello che è il decreto legislativo, la legge delega che è stata data dal Parlamento al Governo che è stata pubblicata tra l'altro sul Gazzetta Ufficiale la scorsa settimana, sul finire venerdì credo, quindi è recentissima. Ci sono due tipi di norme all'interno di, di questa disposizione, una in particolare di eh, entrata in vigore immediatamente, anzi con effetto retroattivo, che è quella del far venir meno la cosiddetta garanzia globale che dovevano garantire le società di un certo tipo per poter partecipare alla realizzazione di un ospedale come quello di Pordenone, bisogna avere certi requisiti di fatturato, di credenziali, un certo curriculum per poter accedere. Questo era prevista alla garanzia globale, noi l'avevamo correttamente inserita perché ricordo che la pubblicazione della gara è datata 30 dicembre, quindi... Ci siamo con soddisfazione di tutti noi, di tutti quelli che ho citato prima che hanno collaborato con un giorno di anticipo. Quindi sostanzialmente nei tempi che due anni fa ci erano stati dati, siamo riusciti a pubblicare il bando di gara. Abbiamo dovuto ripubblicarlo perché nel frattempo è venuta meno questa garanzia globale. Cioè significa che se noi non avessimo fatto questo poteva essere impugnato da qualcuno che poteva partecipare avendo i requisiti della nuova normativa. Nel testo poi c'è un specifico riferimento a quelle che possiamo in qualche modo eh, chiamare delle clausole di tipo sociale. C'è in particolar modo un comma con delle lettere DDD dove si fa riferimento alla possibilità che ci... Possa, si possano prevedere nei capitolati di gare in genere, gare di servizi, ma anche in gare come queste, la possibilità di inserire clausole sociali. Il punto però sta: noi abbiamo fatto degli approfondimenti in questa questione. La, la direttiva europea non parla in maniera puntuale di questo tipo di inserimenti. È una volontà del legislatore italiano che sta proponendo questo tipo di soluzione. Il problema è che. Questa progettualità non è legge operativa al momento perché stiamo parlando di una legge delega, quindi ha delegato dal Parlamento al Governo un suo scenario quadro dove dice al Governo lavorami anche su questo concetto delle clausole sociali. Primo punto di debolezza per noi non è legge dello Stato. Quindi oggi bisognerebbe aspettare, rallentare il tutto per poter eventualmente inserire questa clausola. Secondo aspetto, che a livello tecnico almeno si discute, è della tenuta poi di questo tipo di norma qualora approvata dal Parlamento italiano nei confronti dell'Unione Europea, dove purtroppo è già successo spesse volte ci ritornano indietro con l'obbligo di adeguamento. In ogni caso. Questo tipo di proposte che stanno venendo avanti, dove parla ad esempio di priorità nell'accoglimento nell di persone disoccupate, sul concetto di locale, ha eh, un concetto di locale probabilmente diverso da quello che noi eh, in buona fede pensiamo, cioè per locale l'appartenente disoccupato alla provincia di Pordenone o perlomeno regionale. Lì no, cioè, il concetto di locale è un concetto di locale. Almeno sul territorio nazionale, se non europeo, quindi diciamo, ci sono degli aspetti che stiamo valutando. Per cui, allo stato attuale delle cose, non essendo legge dello Stato, non possiamo inserire una clausola di questo tipo, perché inserendola ci esporremmo a potenziali ricorsi di, una, di portata preoccupante. Ciò noi riteniamo che comunque. Nel, nel mandato che in qualche modo il mercato tra virgolette, farà, cioè le, le aziende che parteciperanno alle progettualità perché il progetto esecutivo e la realizzazione sono i contenuti, del, dovranno in qualche modo trovare delle risposte anche occupazionali evidentemente delle ricadute importanti sulla città e la provincia. Preoccupazione rispetto ai differimenti dei termini. La scelta che abbiamo fatto, eh, voi sapete qual è l'iter progettuale di un'opera pubblica tutta finanziata con soldi pubblici, quindi accantonata l'idea del project financing perché avevamo le risorse per farlo, potevamo seguire l'iter classico che è la progettazione preliminare, la definitiva, una gara per la progettazione esecutiva e poi la gara per la realizzazione. Noi abbiamo scelto quella che... Si chiama comunemente la formula dell'appalto integrato, proprio per cercare di evitare quello che spesso accade, e cioè che tra la progettazione esecutiva fatta con una gara e la successiva gara per la realizzazione nasca un contenzioso, poi sulle con cosiddette varianti e quant'altro sulla bontà delle scelte dell'esecutivo. È evidente che la sfida che noi poniamo al gruppo, al raggruppamento di imprese che parteciperanno alla gara per la progettazione e realizzazione del nuovo ospedale e che, evidente, queste scelte progettuali vengono condivise all'interno del raggruppamento e chi vince sa esattamente che cosa fare. Questo, nella, in moltissimi casi, ha portato evidentemente dei vantaggi in termini di di recupero di tempo sulla realizzazione dell'opera. Per cui la scelta che questa direzione si è fatta proprio nei, come proposta nei confronti della regione è stata proprio questa, quella di riuscire a fare un appalto integrato, quindi tra, eh, mettendo a gara la progettazione esecutiva e la fase di realizzazione. I servizi mortuari. I servizi mortuari sono, non sono compresi nel bando perché sono stati, ecco questo sì, un bando a parte, che ha già avuto una sua giudicazione, la cioè progettazione è stata fatta dallo stesso raggruppamento, ma abbiamo cercato di accelerare, in questo caso anche perché il, il valore è di un milione e mezzo, quindi era comunque una, un valore rispetto al totale molto più basso, questo è stato, non è compreso nel bando in pubblicazione perché è stato oggetto di una procedura a sé stante. Eh, lei prima parlava di studio di fattibilità, evidentemente non è uno studio di fattibilità il nostro, per fortuna è già un progetto definitivo e stiamo facendo la gara per l'esecutiva realizzazione, quindi è un atto assolutamente pubblico, è sul sito dell'azienda e quindi è disponibile e accessibile da qualunque eh, cittadino per tutti i decreti che, ehm, che adottiamo. Dal punto di vista della comunicazione esterna, quindi vi, dal punto di vista del metodo interno, abbiamo cercato di coinvolgere il più possibile gli operatori dell'ospedale e anche sentendo gli operatori degli altri ospedali. Già l'azienda oggi è organizzata per dipartimenti trasversali ai nostri ospedali, quindi abbiamo un dipartimento medico, un dipartimento chirurgico che coinvolgono eh, operatori che lav lavorano su più sedi, su più presidi ospedalieri. Quindi fatto questo tipo di... Di lavoro per quanto riguarda l'impatto esterno. Allora, l'impatto esterno, eh, noi abbiamo cercato, io personalmente, i miei collaboratori, chiunque ci ha chiesto degli incontri o comitati, chiunque sia, noi li abbiamo visti, sentiti, ascoltate le, le loro richieste, suggerimenti, perplessità. Quindi c'è la disponibilità totale, oltre che mia personale e tutti i miei collaboratori, a degli incontri di approfondimento perché ci rendiamo conto dell'importanza sociale che fare un ospedale, non si può tenere il progetto nascosto sotto per terra perché non ha senso, ma abbiamo l'interesse a condividerlo con la città. Tra l'altro noi siamo convinti della buona delle soluzioni di questo progetto, quindi a maggior ragione non ci vergogniamo a rappresentare quello che abbiamo fatto vedere stasera. Alcune precisazioni. Eh, per quanto riguarda gli ambulatori, il la consigliere da Danielo sotterranei, non è così? E no, eh, non c'è nessun ambulatorio sottoterra. Quelli di via Montereale, quella stecca di accesso di ambulatori. Sono tutti al piano terra o al piano sopra, cioè non c'è nulla di sotterraneo. L'unico sotterraneo che c'è è il parcheggio interrato che è nel quadro economico dell'opera, no, non è costi aggiuntivi, non so chi l'ha chiesto, ma è già nel quadro e nei soldi dei, della realizzazione dell'ospedale, parcheggio che avrà una sua destinazione pubblica come quella attuale per la parte in superficie e invece sarà dedicato al personale che accederà ai quattro, alle quattro torri dell'ospedale, insomma, sostanzialmente con degli ascensori dedicati, eh, parcheggio interrato per il personale eh, dipendente. Certamente sulla viabilità ci sarà del lavoro da fare. Il compito sarà una condivisione di responsabilità e di scelte progettuali con l'amministrazione comunale, perché evidentemente gli accessi cambiano. Adesso tutti insistono per, su via Montereale, come sapete, dall'uscita delle ambulanze agli accessi per qualsiasi tipo visita ambulatoriale, ricovero, visita a parenti o amici che sono ricoverati, bisogna entrare da lì via Montereale 24. Domani non sarà così, questo sicuramente è un vantaggio. Ovviamente la strada resta a due corsie e non potrà diventare a tre o a quattro, però ci saranno sicuramente delle aggiustamenti e delle soluzioni per poter migliorare la viabilità di accesso, una viabilità che però sarà sgravata in parte, cioè via Montereale non avrà quell'intensità di traffico attuale perché se non altro verrà posta su Viale Rotto sia l'entrata del pronto soccorso sia l'ingresso e uscita dei mezzi di soccorso. Quindi ci sarà già qua una forte differenza. Dei costi di demolizione, quali sono le preoccupazioni? Era stato chiesto, ma questi soldi per l'amianto, 207 mila euro se non ricordo male, erano nel quadro economico? Noi avevamo nel quadro economico circa 50.000 euro di imprevisti, è stata fatta la gara, abbiamo avuto un ribasso di 213.000 euro, quindi avremmo avuto una disponibilità potenziale di 263.000 euro, ne abbiamo spesi 207, quindi è stato assolutamente nel quadro economico. Certo, se non ci fosse stato dell'ambiente in più avremmo avuto una disponibilità maggiore di 207, però non abbiamo sfondato di un euro quello che era il quadro eh, economico eh, previsto. Per quanto riguarda, ecco, questa è una, una domanda molto interessante fatta dal consigliere Quaia, i rapporti col Cro di Aviano. I rapporti col CRO di Aviano sono strategici per questo tipo di, di provincia, non c'è dubbio, e anzi eh, più c'è integrazione, questa è una mia personale opinione, più c'è integrazione di funzioni tra noi e il CRO più questa provincia si mette in gioco in maniera, facendo gioco di squadra e, e diventa competitiva nella sua offerta complessiva nei confronti degli altri scenari. Teniamo conto che gli altri hub di riferimento regionali hanno al proprio interno la presenza delle università che da questo punto di vista nel bene o nel male spostano degli equilibri, qua in questa provincia evidentemente una maggiore collaborazione tra le istituzioni sanitarie pubbliche darebbe, a mio parere, ma non solo mio, credo, un valore aggiunto ulteriore. Noi da piano sanitario della regione abbiamo delle funzioni. E che ci stiamo in qualche modo integrando tra noi e il Cro di Aviano, ma va nell'ottica e quelle che qua sono comunque previste nella progettualità che al di là della scritta sul camice di appartenenza, se io lavoro al Cro con la scritta AS5 o viceversa, come è stato correttamente citato già da molti anni per la radioterapia, radioterapia fatta all'ospedale di Pordenone da operatori del Cro di Aviano ma il cittadino non lo sa, cioè vede un'offerta unitaria. Ecco, questo è un esempio virtuoso di collaborazione. Su questa strada le cose che dobbiamo fare sono molte. Stiamo lavorando sul laboratorio unico della provincia, stiamo lavorando su una medicina nucleare unica della provincia, stiamo ragionando per integrare le funzioni di una cardiologia territoriale con quella oncologica del CRO eh, di Aviano stiamo lavorando per rafforzare la nostra rete di anatomia patologica quindi da questo punto di vista anche qua la risposta integrata penso sia una, una scommessa ma un dovere quello da, da fare da perseguire eh, con forza sappiamo anche per i nostri collaboratori che lavorano all'interno dell'ospedale quali opportunità a partecipare a progetti di ricerca ad esempio in campo dell'oncologia medica questa è una delle sfide, cioè fare una rete di oncologia medica unitaria col CRO di Aviano dà l'opportunità anche ai nostri collaboratori a partecipare a progetti di ricerca. Questo è l'obiettivo che onestamente ci stiamo ponendo, ci sono ovviamente delle difficoltà, delle diffidenze storiche, eccetera, ma su questo dobbiamo in qualche modo abbattere i confini, gli steccati e pensare che l'unione da questo punto di vista può essere un'opportunità penso per entrambi i partner, fermo restando le loro appartenenze, autonomie giuridiche e organizzative. Il consigliere Lo Perfido citava ospedaletto, ma io non so, io. sì, ecco. I dati di prima, mi, mi, spiace, cioè, mi spiace, sono contento di smentirla, non è così, abbiamo un 5% in più di attrazione, abbiamo cittadini che vengono da altre province, le cito un dato, con, eh, concorso per primario della chirurgia generale, 22 domande di cui 10 già primari in ospedali anche hub di riferimento nazionale, quindi cioè, vuol dire che c'è tanta attenzione e c'è tanta gente che vuole venire a lavorare qua. Questo è un dato che sinceramente ha sorpreso anche me da 10 o 11 prima, già primari che hanno chiesto di partecipare a una prova di concorso. Allora, è un dato importante perché ha stupito anche me la numerosità di presenze di un concorso così, non mi è mai successo nella mia... Carriera professionale di avere un così nutrito numero di professionisti di eccellenza che compete alla fine per un posto, evidentemente. L'altra osservazione che condivido a pieno è quella dell'offerta eh, integrata delle opportunità cittadella della salute ospedale. E sicuramente. La nuova frontiera, quella eh, un po' indicata dalla legge 17 e dalla riforma sanitaria, ma quella di lavorare assieme. Nella cittadella della salute, che sarà proprio di fronte all'ingresso da ci saranno quelle funzioni di tipo socio sanitario territoriali su cui noi dobbiamo lavorare, quindi lì porteremo quei servizi eh, più vicini al cittadino, quindi di tipo distrettuale, ma ci sarà un'integrazione anche con i servizi sociali del comune, quindi veramente una risposta eh, sociale e sociosanitaria integrata. No? È evidente che la sfida è creare luoghi di aggregazione per i medici di medicina generale a livello nazionale e regionale. Sta venendo avanti la riforma che parla di aggregazioni funzionali territoriali dell'offerta dei medici di medicina generale che dovranno garantire servizi nelle 12 ore complessivamente quindi un'offerta più ampia e più ricca per quanto riguarda i cittadini del, non solo del nostro territorio della regione ma in generale e questa è una delle frontiere nuove, c'è molto da lavorare c'è molto da informatizzare come dal punto di vista dei servizi, ma è una strada che ha portato in molte altri eh, servizi nazionali avanzati dei vantaggi indubbi. In credo di aver risposto magari sommariamente ma a quasi tutto. Sì. Se ci sono altre questioni noi siamo... Uh, evidentemente non sono stato chiaro nella mia risposta. Le professionalità sono centrali. Non si può pensare di fare un ospedale nuovo senza i professionisti. Già quelli attuali sono di livello. Ripeto, quando facciamo uscire un concorso partecipano anche 20 candidati autorevoli per coprirlo è evidente che c'è un interesse. Nella, nella, programma, nella programmazione che abbiamo non c'è un taglio, allora, le funzioni di tipo anche apicale sono individuate dalla programmazione regionale con una delibera che è la 929 dell'anno scorso. Chi è del mestiere sa bene di cosa sto parlando? Che ha individuato quelle che sono le funzioni da contenere e le apicalità da contenere nel nostro tipo di ospedale. Il ospedale di Pordenone si è chiesto di, ad esempio, concentrare sotto un'unica regia la chirurgia, che era suddivisa in due gruppi. Vuol dire che c'è un unico primario che deve integrare due gruppi di professionisti. Abbiamo concentrato la medicina. Ma non c'è un taglio di specialità, da questo punto di vista l'assicuro che è l'obiettivo, anche perché sennò no non avrebbe senso depotenziare i servizi investendo 171 milioni in un'opera di questo tipo. Per cui, non è questo il mandato che, che abbiamo ricevuto. Grazie. Allora, sì, e anche sulla collocazione, non so se lei lo diceva, non credo, cioè non so dove aveva preso questa notizia che lì sarebbero rimasti, perché non è così. No. Boh, non da parte di questa direzione, però non lo so, noi abbiamo tenuto utile collocare in quella sede vicino al padiglione H per intendersi, ricavando anche degli spazi per parcheggio e per immaginare delle funzioni di commiato, diciamo, brevi, ma presenti lì, perché quello è il tipo di funzione che dovrà essere svolta. L'opera, ripeto, è già appaltata, vale un milione e mezzo, sarà collocata lì perché proprio funzionalmente la riteniamo la collocazione più adeguata. Bene, grazie. Beh, iscritti a parlare ancora il consigliere Piccin e il consigliere Piccinato. Sì, cioè, avete ancora 4 minuti e mezzo. Prego. Sì, grazie presidente. Nel ringraziare il direttore per le risposte, io mi ero riservata la seconda parte dell'intervento per eh, alcune considerazioni, perché pensavo, insomma, eh, ahimè, non avendo partecipato alla Capigruppo, che l'organizzazione dei lavori fosse più o meno sempre la stessa. Ma comunque il tempo è tempo e quindi eh, non, non cambia molto. Allora, io credo che... Eh, Rispetto a ciò che ci è stato detto dal punto di vista tecnico e procedurale, mh, non ci siano eh, grandi cose da eccepire, nel senso che anzi io non ho nulla veramente da eccepire. Sollevo però alcune eh, questioni perché questo è un eh, consenso eh, politico. E faccio riferimento ad alcune questioni che sono sorte nel dibattito durante i colleghi. Qualcuno ha detto: beh, insomma, eh, indipendentemente da eh, dove eh, si farà questo benedetto ospedale, l'importante è che ci sia. Io sostenevo Via Montereale, qualcun altro ha detto: no, andava bene la Comina. Beh, allora, rispetto a questo, io devo dire che. Eh, indipendentemente dalle posizioni che eh, si vogliono prendere per una o per l'altra eh, collocazione, rimane a mio modo di vedere un fatto importante, che è quello che se si fosse andati avanti rispetto a quello che era il lavoro iniziato precedentemente, avremmo sicuramente risparmiato tre anni di tempo e probabilmente avremmo i cantieri aperti. E sto parlando semplicemente dal punto di vista politico, ovviamente, non procedurale. Quando poi sento i colleghi eh, del PD dire che il problema del lavoro è un problema forte ed evidente, quindi questo darà sfogo al lavoro, mettetevi d'accordo perché il vostro stesso partito a livello regionale dice che la ripresa è come dire, in pompa magna e che il Job Act ha dato i suoi effetti e che quindi non ci sono problemi di occupazione o si stanno in qualche modo superando. Infine un dato su tutti, credo, eh, che l'ospedale di Pordenone Nuovo stesse a cuore a tutti in questa città e a qualunque colorazione politica regionale di prima di adesso, perché eh, come dire ci presentate questa sera questo documento ma anche di prima lo dicono i fatti perché a partire dal 2010 la giunta precedente aveva iniziato a fare musigna mettendo da parte i 90 milioni di euro che si sono concretizzati con un atto di bilancio e cioè con la finanziaria 2013-2015, al 31 dicembre 2012 con i 150 milioni di euro che sono quelli dei quali stiamo parlando oggi. Quindi credo che quantomeno dal punto di vista eh, dell'impegno si debba dare atto di una forma di come dire, pari e patta dal MAS, non lo so, qualche cosa sicuramente si dovrà dire in questi termini. Chiudo con un ultimo aspetto un po' curioso eh, perché un collega che stimo molto ha detto beh ma, mai dici? Mai, mai. Allora, allora 150 milioni di euro stanziati al 31 dicembre 2012, vantaggio. Chiudo con eh, un aspetto che... Io sono legata molto a questa città e all'identità di questa città, ai tratti identitari. Ma non voglio eh, come dire e non credo che un tratto identitario della nostra città debba essere il padiglione A. Mi rifiuto, ci sono altre zone e altre identità molto più belle di questa città che vanno valorizzate. Grazie per il lavoro. Grazie consigliera. Prego Consiglio del Grazie Presidente. Io eh, semplicemente faccio questa riflessione. Se qualcuno era affarista prima con 220 milioni, mi sembra che la cifra sia lì, quindi o lo erano prima e lo sono adesso, oppure non lo è nessuno dei due, semplicemente si fa un ragionamento di necessità che la questione sanitaria è prioritaria per questo territorio. Quindi questa questione politica va sicuramente... Sgombrata da ogni, da, ogni, da ogni idea di qualcuno e quindi va rapportata alla realtà. Credo che il, ripeto, l'estetica: onestamente, se è quella che è, sicuramente non vale i soldi che sono spesi. Aspetterò di vedere, però, eh, la visione finale. E per quanto riguarda appunto, eh, il resto attenderemo: però è chiaro che. Tre anni di anticipo, come potevano essere i, i lavori finiti, sarebbero stati sicuramente più utili per la popolazione e credo anche che ci sarebbe stata meno confusione, probabilmente anche il risparmio, perché i costi attuali di mantenimento non si sanno e quindi probabilmente alla fine, rispetto alla, alla, alla chiusura, forse alla fine si sarebbe addirittura risparmiato finendo in anticipo. Grazie. Grazie consigliere. Bene, do la parola al sindaco. Prego, signor sindaco. Beh, come mia comunicazione è stata lunga. Eh, ma a parte la, 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 la battuta, eh, voglio solo fare un passaggio. È stato citato tante volte il fatto che io non abbia firmato eh, nel 2013, ricordo perfettamente la sequenza e eh, alla fine aver posticipato quella firma essere usciti a settembre dello stesso anno con la decisione di eh, andare in comina ricordo mh, piuttosto bene quell'estate perché col nuovo direttore generale tra l'altro ci si era, parlo a livello regionale ci si era ritrovati più di qualche volta per alla fine prendere una decisione mh, penso che eh, sinceramente eh, non mi sia affatto pentito né dell'aver posticipato né della decisione presa. Poi, eh, consigliere Dalmas, lei lo sa, su questo non saremo mai d'accordo, ma spero che nel tempo poi lo saremo, perché alla fine l'unico modo vero di capire chi aveva ragione saranno i fatti non attuali, non... non eh, lo svolgimento attuale delle cose, ma il, il raggiungimento. Io non ho capito il ragionamento dei tre anni, ma poi offline me lo spiegherete, perché solo un dettaglio, i costi degli espropri non c'erano in quel piano che era stato presentato. Va bene, poi lo verificheremo. È proprio così invece. Allora, ma io ne prendo atto e poi lo approfondiremo. Allora, oltre a questi eh, dettagli al contorno, io volevo però, approfittando della presenza di eh, Paolo Bordone, anzitutto ringraziare lui e il, il suo staff, e tutte le persone che hanno lavorato, perché indubbiamente ci hanno dimostrato una gran passione e un grande impegno nelle cose che ci hanno mostrato questa sera. Non credo che questo possa essere eh, diciamo messo in discussione. Beh, ma facciamo un rilancio allora, no? Eh, Direttore, visto che abbiamo avuto il piacere questa sera di avere questa lunga sessione che era centrata sull'ospedale, eh, ne faremo un'altra, questo è il mio suggerimento, ma penso che sarà sicuramente accettata: che riguardi di più la sanità. No? E eh, se riusciamo a portarci qua anche l'assessore, meglio ancora. Quindi adesso lo scheduleremo, no? faremo in modo che sia compreso in uno dei prossimi, dei prossimi consigli. Affineremo la modalità perché abbiamo capito stasera: no, alla fine gli, gli spazi, i tempi, le domande. Insomma, faremo una cosa che consenta di avere una interazione certo più consona all'argomento. Ma questo ci dà anche lo spunto, quindi, di avere un'altra sessione in cui sicuramente avremo spazio, tempo e, e, e voglia di vedere tutti gli altri aspetti che sono collegati. Questa sera ne sono stati accennati alcuni, ma sappiamo bene che il discorso è molto più lungo, molto più vasto e sicuramente deve essere eh, affrontato. Quindi grazie ancora, ma in tutto sommato ci diamo appuntamento ad una prossima volta. Bene, grazie dottor Bordon, grazie ai suoi ai progettisti e vi saluto. Grazie. Bene, signori, prego. Che vada via il direttore. Proprio sull'ordine dei lavori, caro direttore, una precisazione: non è vero che lei si è trovato solo con un progetto preliminare rispetto al quale non avrebbe potuto fare niente, perché quel progetto preliminare consentiva, avrebbe consentito lo sa benissimo la dottoressa De Col. Avrebbe consentito la realizzazione non... dell'accordo di programma del e quindi la finanza di progetto, ciò che è richiesto. Quindi lei deve correggersi quando dice queste cose. Non è un Consiglio. fatto, quindi non è una tragedia. Consigliere Dalmas, lei eh, ha fatto un intervento, sulla tragedia, non può riprendere l'argomento, doveva farlo politico, prima. Mi dispiace, sì, devo togliere la parola. Non, non si riprende, abbiamo quindi salutato gli ospiti. intervenire solo utilizzando la parola. Consigliere lo Dalmas, lei improprio, deve chiedere. Improprio, lei mi ha chiesto la parola per intervenire sull'ordine dei lavori. Ma questa serata attraverso la del sindaco. deve rivolgersi alla commissione del capogruppo dove fa parte anche il suo capogruppo. Ecco, questo è il problema. mi dica qual è l'ordine dei lavori no. che vuoi proporre? Ho esaurito il mio intervento. Beh, guardi, eh, consigliere Dalmas. Ho esaurito il mio intervento, mi ammonisca, guardi, mi, mi è... ammonisca, no, mi no, no, ammonisca non perché serve. non può fare diversamente. Non serve ammonire, tanto Visto voglio dire... Visto che non consentite alla gente di parlare, non avete consentito un libero dibattito su un argomento fondamentale, essenziale, anzi esiziale per la vostra storia. Allora consigliere Don Mas, mi dispiace perché dovrò annoiare il pubblico, ma le ripeto, in, commis, in commissione capigruppo e lei dovrebbe porselo anche lei, perché fare, dovrebbe porselo anche lei e dovrebbe, e lei forse non ha il senso della vergogna, forse non ce l'ha lei, non ce l'ha lei probabilmente, a la parola per argomenti che poi lei non affronta. Comunque la prossima volta le do un consiglio, istruisca il suo capogruppo a fare determinate domande in Commissione Capigruppo, dove io e il Sindaco vi abbiamo invitato, vi abbiamo invitato a deliberare... Consigliere Dalmas, no... ma cosa vuole che l'Amoni, ma cosa... non serve a nulla, Consigliere Dalmas. Io, io e il Signor Sindaco vi abbiamo invitato a richiedere dieci minuti di intervento, fosse stato per la Commissione Capigruppo, sarebbero rimasti cinque minuti, si rende conto di quanta attenzione probabilmente viene messa su queste cose? Comunque con questo chiudiamo. Mi dispiace, se consigliere Dalmas, adesso basta, adesso basta, per cortesia. Mi scuso con gli ospiti e con il pubblico, grazie dottor Bordon, arrivederci. No, mi scuso con loro, si deve scusare lei, casomai consigliere Dalmas, non io. Bene, signori. Signori consiglieri, per cortesia accomodatevi. Signori consiglieri. Signori consiglieri per cortesia i lavori proseguono. Aspettiamo. Perché? Ma io ho iniziato? Consigliera ho iniziato? No, infatti le stavo per dire aspe abbia un attimo di pazienza. No, consig consigliere Franchin, consigliere Freschi, per cortesia. Signori consiglieri, accomodatevi. Perché abbassa la luce? E devo... devo interrompere i lavori? Sai che sei costretto? 1, 2, 3, 4, 5. minuti costretto? Sai che interrompo i lavori per 5 minuti, visto che l'aula non intende che i lavori. Signori consiglieri, per cortesia accomodatevi che riprendiamo i lavori. Bene, riprendiamo i lavori. Allora esaminiamo l'interrogazione della consigliera Mara Piccin. Chiarezza su situazione GSM. La sottoscritta consigliere comunale Mara Piccin. Premesso che ad un referente del Movimento 9 dicembre libero è pervenuto materiale anonimo contenente delle immagini video nelle quali sarebbe ritratto il direttore e un dipendente di GSM mentre escono ed entrano nel parcheggio Vallona in moto senza pagare il biglietto. Materiale che è stato oggetto di una denuncia ai carabinieri Fiume Veneto in modo che sia l'arma da accertare se ci siano stati illeciti. Al netto delle dichiarazioni di Walter Furlan, amministratore unico di GSM, il quale ha affermato mi sembra si tratti di una strumentale montatura mediatica. Considerato che la società GSM è una partecipata totale al capitale pubblico e quindi il Comune di Pordenone non può, in seguito ad una denuncia, girarsi dall'altra parte facendo finta di nulla, in quanto è della credibilità, immagine e decoro della città di Pordenone che si sta parlando, nonché di un possibile danno per le casse del Comune. Considerato che nel merito alcuna comunicazione è stata data al Consiglio Comunale, tutto ciò premesso e considerato interroga. Il Sindaco del Comune di Pordenone è l'assessore competente per sapere. Se la situazione che si apprende a essersi venuta a creare corrisponde al vero, quali azioni l'amministratore comunale ha intrapreso intende porre in essere in seguito ai fatti sopra riportati, qualora si rivelassero fondati, se è stato sentito l'amministratore unico in merito alla questione e con quali esiti, se è previsto che siano riservati dei parcheggi agli organi di indirizzo politico amministrativo nonché di vertice amministrativo di GSM a titolo gratuito. Firmato Mara Piccin. Prego, signor Sindaco. Grazie, grazie Presidente. Allora, partiamo eh, all'inverso, cioè dall'ultima domanda. E quindi, eh, solo per sgomberare il campo, da quando la società è stata costituita non sono mai stati riservati gratuitamente parcheggi a dipendenti o eh, a organismi di tipo politico, in forma gratuita intendo. Allora, la vicenda è presto detta. Io stesso ho ricevuto il materiale a cui ci si riferisce, il, almeno con il nostro numero di protocollo, il 13 novembre del 2015 e eh, con il comandante Buranel ho prontamente mandato questo materiale in procura, perché penso che l'organismo che debba svolgere le... le le investigazioni del caso sia la Procura. Inoltre, eh, io faccio riferimento, e quindi eh, siamo in attesa che la Procura ci dica qualcosa, ma faccio riferimento anche alle azioni che sono state intraprese dal, proprio dall'amministratore unico, che non si è, eh, diciamo, limitato a stigmatizzare la cosa come appunto infondata, ma eh, ha provveduto altresì a sporgere lui stesso una querela, quindi si è rivolto alla Procura ha sporto querela nei eh, confronti di due persone. Allora, eh, questo è eh, lo stato dell'arte. Io non giudico, eh, la Procura sicuramente starà svolgendo le sue indagini e ci darà le sue indicazioni. Noi siamo assolutamente confidenti che questa cosa eh, non, non abbia di fatto registrato nessuna regolarità. All'interno della GSM, al, ma al solito eh, il mandato che ha l'amministratore unico di GSM è di eh, procedere quando ci sono anomalie a far fronte a queste anomalie con la massima severità e con la massima decisione. Quindi la sintesi è. La Procura ci darà le sue indicazioni, noi insieme con l'amministratore unico che poi quello che gestisce la società prenderemo azioni se la Procura ci darà eh, indicazioni in questo senso. Grazie signor Sindaco. Prego consigliere Piccin, può dichiarare se si ritiene soddisfatta. Sì, grazie Presidente, ringrazio il signor Sindaco per la eh, risposta che mi ha dato. Io ho depositato questa interrogazione. Eh, perché a dire la verità a suo tempo avevo eh, tramite stampa così chiesto una forma di riferimento in modo informale avevo detto insomma il sindaco dica, ci dica qualche cosa eh, non avevo ricevuto Formalmente tra le comunicazioni del sindaco alcunché e quindi ho depositato. Mi ritengo soddisfatta perché mi sembra che la procedura che è stata attuata sia quella che eh, deve essere fatta e quindi eh, attenderemo quelli che, sare quelli che saranno gli esiti. Ringrazio. Grazie consigliere. Bene, passiamo ora alla proposta di deliberazione. Proposta numero 2 2016, documento unico e programmazione DUP periodo 2016-2018, articolo 170,1 del decreto legislativo 267 del 2000. La parola all'assessore Mazza per l'illustrazione. Prego, assessore. Grazie, Presidente. Mi è stato chiesto di essere sintetico, cercherò di essere il più possibile. Quello che mi premeva soprattutto di rappresentare questa sera non è tanto un documento nel merito, nei contenuti che oggi noi presentiamo, ma capire che abbiamo a disposizione uno strumento diverso soprattutto per il futuro e quindi soprattutto per chi siederà in questi banchi nella prossima tornata amministrativa dovrà consapevolmente utilizzare questo strumento al meglio. Quante volte si è detto il, il bilancio che noi costruiamo è un bilancio che viene fatto dall'esecutivo e poi al Consiglio tocca solo ratificarlo. Ecco, il documento unico di programmazione è proprio uno strumento che dà la possibilità al Consiglio di indicare una strada sulla quale poi si converge per caricare anche i dati di bilancio. Uno strumento che si può paragonare, naturalmente con le dovute proporzioni, a quello che è il... Documento che prepara il Governo per il Parlamento è il documento di programmazione economica, che poi sfocia nella legge di stabilità. Perché dico questo? Perché se voi vedete le tempistiche entro le quali si presenta un documento unico di programmazione, i termini sarebbero 31 luglio dell'anno precedente per il bilancio dell'anno successivo. Ed è chiaro che partire a luglio con una programmazione significa avere il tempo di dare un'indicazione precisa, soprattutto agli uffici che devono caricare poi e riempire di contenuti il bilancio, dando la possibilità di avere anche delle note di aggiornamento il 15 novembre. Voi sapete che poi entro il 30 si fa l'ultimo assestamento di bilancio, in maniera che il bilancio di previsione possa essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo. Questa è la modalità con la quale il Consiglio si appropria di una competenza specifica che è quello di dare delle linee di indirizzo affinché il bilancio di previsione venga costruito su delle strade, delle indicazioni ben precise che il Consiglio dà. Subito dopo, se vi vedete nella slide numero 2, Dopo 20 giorni dal bilancio si prepara il piano esecutivo di gestione. Entro il 31 luglio dell'anno successivo si, fanno, si verifica lo stato di attuazione dei programmi e capite che c'è una concomitanza fra quello che si è fatto durante l'anno e già inizia la programmazione dell'anno successivo. Il rendiconto naturalmente avviene entro il 30 aprile dell'anno successivo. Questo fa dà la possibilità anche di applicare correttamente quelli che sono i contenuti che il legislatore ha voluto dare per il nuovo bilancio di previsione di, di un comune e di ogni ente, che non è più fatto in capitoli come li conoscevamo, è fatto in programmi, in missione e programmi. Perché missioni e programmi? Le missioni sono le indicazioni che dà la parte politica e dice la direzione nella quale dobbiamo procedere. I programmi sono l'armonizzazione del bilancio, perché noi dobbiamo dire successivamente in quanto tempo le risorse che abbiamo in qualche maniera messo in sicurezza con il bilancio dal punto di vista della competenza vengono poi spese nell'annualità e anche nelle annualità successive. Quindi una sfida molto più importante in termini di programmazione che viene incontro proprio a quel rinnovamento della procedura di contabilità comunale che si chiama armonizzazione e che quindi fa il paio con l'andare avanti di pari passo fra competenza e cassa. Come si struttura il documento unico di programmazione? Si struttura in due parti fondamentali. Una sezione strategica che riguarda soprattutto la parte politica, che riguarda soprattutto il mandato amministrativo, sostituisce il piano generale di sviluppo e le azioni strategiche di mandato. E una parte operativa che è un triennale di bilancio di previsione che sostituisce la, quella che è la classica relazione di previsione programmatica che, noi faccia, che accompagna ogni bilancio di previsione ve l'ho spiegato in sintetico anche nella, nella, nella slide successiva eh, non si fa altro che riprendere no? le, la, la sezione strategica individua le principali scelte che, che caratterizzano le linee programmatiche di mandato e declina gli indirizzi strategici dell'ente, mentre la sezione operativa contiene la programmazione operativa dell'ente in un arco temporale sia annuale che pluriennale. Com'è il nostro DUP? Allora, il nostro DUP parte già con due elementi fondamentali che ne fanno ridurre la strategicità rispetto a, a, a quello che vorrebbe essere lo strumento DUP. Primo, il ritardo con cui viene presentato. Il legislatore per la prima volta chiede che venga presentato e pone il limite ultimo per la presentazione del documento unico di programmazione per l'esecutivo al 31-12 di quest'anno, quando già probabilmente le operazioni di caricamento di bilancio sono già iniziate. E inoltre il secondo elemento che rende questo DUP meno pregnante rispetto all'azione amministrativa è che avviene oggi che l'esecutivo presenta di fatto un bilancio che è un bilancio più tecnico perché ha solo alcuni mesi di attività nell'ambito del 2016 e non può avere correttamente una, programma, una programmazione più lunga di questo esecutivo, del prossimo, chi lo sa. Vediamo quali sono, invece, per riepilogare come verrà strutturato un DUP, no? 2011-2016. Sono eh, le linee di azione strategica che noi ci siamo dati all'inizio del mandato che vengono riportate in questo documento come il lavoro per rendere la città protagonista, una città accogliente e sicura, un futuro sostenibile, un percorso programmatico più dimensioni, partecipazione e governance umana, eh, urbana. Governance urbana. Tutto questo l'abbiamo in qualche maniera eh, ricostruito in, una, in alcune linee strategiche che, corrispondono, che corrisponderanno successivamente a tutte le indicazioni di missione che ogni documento di previsione dovrà avere. Io salto la pagina dove, anche perché noi probabilmente siamo nelle condizioni di presentare una relazione di fine mandato più che un bilancio di previsione in questo momento. Ma in ogni caso ci sono alcuni obiettivi che noi abbiamo voluto indicare anche in questo documento perché sono semplicemente per correttezza e ribadire cosa, come sarà l'azione amministrativa nei pochi mesi che ci mancano nell'anno 2016. Riassumendo alcuni obiettivi principali, in particolare ho fatto un esempio per la cultura, sono in corso due ed è iniziato già da tempo la preparazione di due mostre. La mostra del fotoreporter statunitense Steve McCurry nella Galleria Bertoia e la mostra eh, dedicata all'artista Luigi Boyle della, nella galleria Pizzinato. Queste sono attività che abbiamo ribadito nel, nei primi mesi del 2016 perché si concretizzeranno queste mostre nei primi mesi del 2016, ma sono frutto di un lavoro che è già iniziato nel 2015 ed è contenuto nel bilancio pluriennale che abbiamo approvato e corretto definitivamente a fine novembre. Ci sono anche, e ribadiamo, alcuni principali obiettivi di investimento che vengono in parte ribaditi perché in continuità col bilancio precedente. Innanzitutto l'intervento di sviluppo urbano, agenda urbana, quartiere di Torre e via Piave e sono i 2.940.000 che sono il finanziamento europeo che ci è stato erogato dalla Regione. ...con a carico del comune il 25%. Ed è eh, la famosa, il famoso collegamento eh, con pista ciclabile e eh, per la mobilità eh, dolce... ...dolce si dice dolce? Dove... Lenta. Lenta, lenta, dolce, lenta, quello che è... Con, tra il comune di, di Pordenone e il comune di eh, Cordenos... ...che fa il paio con l'altro intervento che si farà in via Capucini e che analogamente eh, collegherà con ciclabili e pedonali il territorio, il Comune di Pordenone, il centro del Comune di Pordenone con il territorio di Porcia. Abbiamo, e l'avevamo annunciato in quest'Aula quest eh, ancora a novembre, l'adeguamento della pavimentazione dell'ambito sportivo agosti e della pista del Bottecchia con, con altri interventi puntuali su altri impianti per 800.000 i lavori di straordinaria manutenzione della viabilità ed è il terzo lotto che faremo per quel che riguarda le asfaltature, gli interventi di straordinaria manutenzione, integrazione e attrezzature dei parcheggi in struttura, queste sono le economie del Vallona che vanno poi reinvestite nei parcheggi in struttura per una serie di adeguamenti che sono necessari. Eh, e poi eh, le, i progetti PISUS da 1.868.000 il cui iter continua con l'incarico per la progettazione gli interventi di straordinaria manutenzione e viabilità comunale dell'ambito est, quindi il secondo lotto delle asfaltature la sistemazione del solaio e pavimentazione del parcheggio struttura Teatro Verdi recentemente abbiamo approvato il preliminare 102.000 euro perché sapete che quel soffitto ha delle delle, delle perdite, quindi eh, abbiamo bisogno di rifare soprattutto la guaina in alcune parti. La sostituzione di seramenti della scuola di via Vesalio: qui c'è in ballo un contributo regionale che abbiamo ricevuto. La realizzazione del campo di calcio Erba Sintetica presso Polisportivo di via Peruzza, primo secondo lotto, anche qui a seguito di un contributo eh, regionale che si è stato erogato in due trans successive. Il primo e il secondo lotto è proprio perché ci sono state le due trans che poi verranno riunificate. Il rifacimento dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento Asilo di Via Auronzo, anche qui quota un contributo regionale 80.000 euro, le manutenzioni varie finanziate con olio di urbanizzazione che sono quegli aggregati di manutenzioni che noi facciamo in tutti gli edifici e eh, parchi e viabilità e la realizzazione dei loculi del cimitero di Torre sarebbe l'ultimo lotto. Del completamento del cimitero della parte nuova, eh, manca un quadrante di fatto del semicerchio che viene completato con i loculi perché c'è una estrema necessità, tra l'altro, che si sta evidenziando di loculi. E, e lo, facciamo, lo facciamo col progetto di finanza perché poi ci consente questo di evitare quelli che sono i limiti del patto di stabilità. Ci sono tutta una serie di indicazioni che riassumo brevemente ma che di fatto non cambiano nulla rispetto alla previsione 2015, nel senso che non ci sarà nessun aumento di tariffe né sui servizi né sui tributi, anche perché il legislatore ovviamente con la legge di stabilità ce lo impedisce, quindi è un merito parzialmente nostro, ma è anche un rispetto di quello che è la legge di stabilità nazionale, compreso però eh, l'aspetto del, del pareggio nel come si chiama? piano piano finanziario del, dei rifiuti perché questo ci consentirà anche lì di non aumentare eh, l'atari per l'anno 2016. Come vedete refezioni scolastici, scuolabus, nidi, servizi cimiteriali, pompe funebri, funebri non subiranno aumenti. C'è una modifica dal punto di vista del fabbisogno del personale, noi per anni abbiamo contenuto i costi del personale non andando a sostituire Diverse posizioni eh, all'interno della struttura organizzativa dell'ente, non lo possiamo fare all'infinito, quindi qualcosa dobbiamo in qualche maniera sostituire nel 2016, anche se manterremo il trend di calo del costo del personale anche per l'anno 2016-2018, per il triennio 2016-2018. Alcuni rimandi al piano delle allenazioni sono la riproposizione di quello che non siamo ancora riusciti a vendere, si tratta dei parcheggi in particolare in via Damiani per il condominio Damiani, l'alienazione di, eh, di alcune parti del parcheggio di via Roggiuzzole, ingresso via Reale e l'alienazione eh, eh, del parcheggio da, da cui si accede da largo San Giovanni, condominio Magnolia. Queste erano già contenute nel piano di alienazione, le ribadiamo perché saranno saranno comunque riproposte per il 2016. Eh, la sezione operativa vi fa capire come verrà organizzato, invece che in capitoli, il nuovo bilancio, verrà organizzato per missioni, vedete che ci sono tutte le descrizioni delle varie missioni e infine una previsione di spesa che abbiamo fatto, anche se ancora mh, non completa, perché va aggiornata e la stiamo aggiornando per quel che riguarda la presentazione del nuovo bilancio. Ci intendevo anche in qualche maniera sottolineare come l'indebitamento dell'ente si stia man mano riducendo nel corso degli anni, un po' per merito nostro, dico anche la verità, un po' per merito del patto di stabilità, non ci prendiamo meriti che non sono nostri, nel senso che il patto ci ha ridotto la possibilità di contrarre nuovi mutui e di conseguenza, man mano che, si, eh, che terminava il pagamento, che si allineavano i vecchi mutui, non ne abbiamo riproposti di nuovo. Questo è un elemento molto importante per noi, ma soprattutto anche per chi verrà dopo di noi, proprio perché si troverà una parte di parte corrente del bilancio che invece di essere utilizzata per il pagamento di rate e mutui potrà essere messa a disposizione. Dell'altra parte di del bilancio che intende poi erogazione di servizi. Ho finito, quindi adesso sono a disposizione per le domande. Grazie, grazie Assessore. Domande e chiarimenti? Prego, grazie Presidente, grazie Assessore. No, era proprio riguardante la questione dei mutui. Con la precedente amministrazione mi sembra che ci fosse un mutuo che fosse particolarmente impattante sui conti, è quello del Teatro Verdi, se non erro. no. Mi sbaglio, però mi ricordo che veniva detto che con l'andare del tempo il mutuo più importante andrà a. Ecco, se può verificare questa informazione e sapere a che punto siamo. Per quanto riguarda le altre eh, richieste di chiarimenti, eh, è lei che ha il, il potere in mano? Mi può andare sulle. Le dico io fino avanti, 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 avanti. avanti ecco qua. Grazie. Assessore, per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, il Comune di Pordenone nel 2001 incassava 2 milioni e 47 euro di oneri di urbanizzazione, nel 2003 4 milioni, nel 2004 3 milioni e 46, nel 2006 2 .486. 2.553 nel 2007, 2.209.000 nel 2008, per poi crollare con la crisi e siamo arrivati a 641.000 euro nel 2012, 829.000 euro nel 2013, 574.000 euro nel 2014. Siamo tornati a vedere costruzioni per Pordenone che pensavo di avere 600.000 euro o c'è qualcosa che è di diverso per la quale prevediamo di avere 600.000 euro di oneri di urbanizzazione? Poi per quanto riguarda il campo di atletica, 800.000 euro, forse l'ho distratto. Sì, sì ma 800.000 euro sono soldi del comune, abbiamo un contributo regionale, sono già stanziati? Eh, Perché l'altra volta lei ha detto che. quindi adesso deve dirmi, deve dirmi quindi noi abbiamo bisogno di 800.000 euro quindi lei dice ci saranno tutti questi obiettivi però al momento siamo nel 2016 primo febbraio e butto dentro che ho bisogno di 800.000 euro sul, per il campo di atletica ma al momento non c'è niente di concreto e poi ce n'era un'altra voce Progetti PISUS. Progetti Pisus, se sono già eh, finanziamenti a disposizione per, per gli investimenti. Grazie. Grazie. Consigliere Piccinato, prego. No, quindi semplicemente mh, per ricapitolare la questione su Via Cappuccini se. Partirà anche lì o meno uh, la questione di via Cappuccini. Perché volevo chiedere anch'io dell'Agosti, ma ha già chiesto il collega, quindi eh, questo intanto. Grazie. Grazie consigliere. Ho nessun altro iscritto, perciò se assessore vuole già dare risposta a queste prime richieste. Prego. Generalmente i mutui che si vanno a contrarre sono mutui di 15 anni. Quindi noi stiamo esaurendo i mutui che sono stati contratti 15 anni fa. Non c'è il Verdi ancora. Probabilmente del Verdi si comincia a pagare un po' più di quota capitale e un po' meno di quota interessi. E in però ovviamente la, il mutuo del Verdi ancora non si è esaurito. Sono tutti mutui che hanno 15 anni e, quindi, e addirittura nella, nel, durante l'amministrazione Pasini Pasini aveva... Cercato di allungare i mutui e ne aveva portati a più di 15 anni, a 20 anni. E c'è una strana coincidenza perché molti mutui si stanno chiudendo proprio tra 2016, 2017 e 2018. È una buona notizia per quelli che dovranno amministrare, nel senso che avranno una possibilità, una capacità di investimento maggiore di quanto abbiamo avuto noi, insomma, da quel punto, sempre con oneri nostri. Ovviamente bisogna tener conto della compatibilità dei mutui rispetto anche alla parte corrente. Per quel che riguarda invece gli oneri, sì, è vero, c'è un calo di oneri importanti, mm, tenete conto che con un'operazione che stiamo facendo, soprattutto per quel che riguarda il recupero di somme eh, non ancora incassate per quel che riguarda la vendita loculi, stiamo incrementando quella somma di entrate che va utilizzata per investimenti. Quindi questi 600.000 euro sono comunque una previsione molto molto prudente perché solo da quello sta arrivando qualcosa di importante, nel senso abbiamo recuperato, no, son, abbiamo recuperato eh, un lavoro pregresso non ancora, non ancora eh, portato a, a buon fine. Insomma. Quel lavoro ci sta dando un'entrata un po' straordinaria di eh, oneri che vanno a incrementare gli oneri di urbanizzazione. vendita Com'è? I 600.000 600 vanno previsti per 3.000 per il teatro Verdi, 2.000 per la scuola materna, cioè è cioè un aggregato di fatto. Ma lei ha detto siamo che è No, ha capito? Se mi sono spiegato, può darsi che mi sia spiegato male. Va bene. Ma comunque, quello lì fa riferimento a tutto quell'aggregato per manutenzioni che di volta in volta dobbiamo stanziare proprio per garantire il minimo vitale per cambiare qualcosa, per riparare impianti, per fare interventi sul tetto, per sostituire serramenti, cosa che in un patrimonio edilizio molto ampio è necessario, insomma. Campo di atletica e bottecchia invece sono due impegni che ci siamo presi, eh, ci siamo presi soprattutto con le società che eh, di fatto utilizzano questi impianti. Eh, per quel che riguarda l'Agosti c'è una pista che va bene, che può ancora continuare, però c'è dopo 12 anni, 13 anni, perché mi pare che sia stata realizzata nel 2002-2003-2002. Comincia ad avere dei segni dell'usura del tempo e quindi, se noi vogliamo garantire che lì si possano fare delle gare a livello agonistico con una partecipazione anche della Federazione che ci dà un benestare, è chiaro che prima o dopo quella pavimentazione bisogna rifarla. Per quel che riguarda l'Agosti, ci sono interventi sulle curve perché ci sono alcune crepe, anche lì la Federazione ci ha chiesto di sistemare un pochettino la pista proprio per garantire che le manifestazioni che si fanno d'estate nel periodo eh, di Ferragosto, di agosto generalmente, possano essere regolarmente svolte. Il PISUS è un progetto che sta andando avanti, ormai è storia vecchia, semplicemente stiamo dando gli incarichi all'esterno. Sapete che nelle procedure europee no, no, non ci sono molte semplificazioni dal punto di vista burocratico. Tocca invitare tutto il mondo perché così vuole l'Europa, è chiaro che quando si invita tutto il mondo, che ci sono tanti partecipanti, anche le procedure di selezione per dare l'indicarico ai professionisti sono un po' più lunghe. Per quel che riguarda Via Capuccini, sì, Via Capuccini è un'opera che si era fermata per problemi di patto di stabilità, oggi si è riavviata, non ha bisogno di niente perché è già finanziata, credo abbia bisogno soltanto della progettazione esecutiva. Dell'esproprio, ma si, sta con le, si è iniziato con l'esproprio, è finito quello, si può anche appaltare, quindi è un'opera che di fatto nel 2016 può proseguire. È chiaro che non la finirà questo esecutivo perché è un'opera che avrà bisogno di tempi più lunghi, ma sicuramente insomma il cantiere potrà iniziare se non altro. Altre richieste di chiarimenti? Nessuno, bene. Pertanto passiamo alla discussione. Dichiaro aperta la discussione. Prego, siete invitati ad iscrivervi per la... gli interventi. Nessuno è iscritto, dichiaro chiuso il primo intervento, passiamo al secondo intervento. Nessuno iscritto. Passiamo pertanto alle dichiarazioni di voto. Nessuno iscritto neppure per le dichiarazioni di voto. Consigliere Perfido, prego. Grazie Presidente, grazie Assessore. Semplicemente rispetto a quanti sono gli impegni che l'amministrazione in un anno elettorale intende prendersi, però poi ovviamente bisogna fare anche i conti con quanti soldi si riescono a spendere. E a domanda precisa riguardante gli interventi da fare, si dice che abbiamo 600.000 euro di oneri di urbanizzazione in un anno in cui la crisi ancora probabilmente fa pensare che incasseremo meno dell'anno scorso di oneri di urbanizzazione. È vero che magari venderemo tanti loculi, speriamo di no per i cittadini pordenonesi, però eh, insomma, non penso che si possa fare cassa pensando che con i loculi... Eh, eh, è vero che sono, non sto dicendo che non sia credibile, sto dicendo che per esempio l'anno scorso abbiamo dovuto ritornare quanti migliaia di euro di oneri di urbanizzazione per una questione... Certo. Ecco, è come dire che facciamo affidamento sul milione di euro che ci entra in cassa dalle multe. No, ma è come dire che facciamo affidamento sui soldi in cassa che ci entrano... Dalle multe fatte ai porderonesi, quel milione di euro che viene messo in, eh, ogni volta in bilancio, come se fosse scontato che i cittadini porderonesi, invece di migliorare nella, nella, eh, condotta, eh, nella condotta della propria auto, autovettura, continuano a rimanere, continuano a rimanere eh, dei discoli, nonostante Tavella si impegni molto in, ad insegnare come guidare. Quindi, rispetto a tutti gli impegni che ci vogliamo prendere ovviamente c'è l'interesse anche da parte nostra finché le opere soprattutto quelle più necessarie vengano, vengano eh, realizzate però ovviamente fa parte di un, un bilancio che noi abbiamo già eh, analizzato in fase di appunto, analisi di bilancio e che non può vederci concordo soprattutto nel momento in cui certi interventi visto che abbiamo preso, siamo rimasti in parola con l'associazione della della pista per mettergli a posto la pista che siamo rimasti in parola con l'associazione sportiva per mettere a posto anche eh, il bottecchia, ma di soldi concreti ancora non ce ne sono ed era il nostro impegno di avere soldi concreti perché siamo già a febbraio, siamo già a febbraio, se volessimo realizzare l'opera entro fine anno, quantomeno dei finanziamenti certi sarebbe stato già il caso di averne. Io confido che i vostri buoni uffici, visto che avete sia la provincia che in questo momento sta facendo da salvadanaio per l'amministrazione comunale di centrosinistra, e l'ultima la dichiarazione di Porcia che dice che grazie alla provincia realizzerà migliaia e migliaia di chilometri di asfaltature e avete anche la regione della vostra parte... Come scusi? Guardi, eh, no, ma il, bello, ma il bello che il comune, il comune di il comune di Porcia, comune di Porcia dà, per scontato, dà per scontato che la provincia gli dia dei soldi e quello è il bello il comune di Cavasso li ha ricevuti allora, allora che ha messo in moto ha messo in moto ecco ma evidentemente, evidentemente avendo dei buoni uffici si può già prevedere che dalla provincia si, si ottengono i soldi come confido che chi vi ha fatto la promessa di ricevere i contributi regionali per quanto riguarda il campo di eh, atletica ve li faccia avere visto che ad una riunione ben precisa era stato detto che sarebbe stata la Regione a mettere a posto il campo di Atletica, parole dette dal vicepresidente della Giunta regionale. Quindi io confido che questi soldi voi li abbiate, ma al momento non ci sono e quindi come faccio a votare a favore di una cosa del genere? Grazie. Va bene, grazie consigliere. Lo Nessun altro iscritto per le dichiarazioni di voto? Bene, dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto comunico e comunico. dar avvio alle procedure di votazione: pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto, proposta numero 2 2016. Documento unico di programmazione DUP, periodo 2016-2018, articolo 170,1 del decreto legislativo 267-2000. Dichiaro aperta l'operazione di voto. Dichiaro chiusa l'operazione di voto. L'esito della votazione è seguente. Presenti 30, votanti 30, maggioranza 16. Favorevoli 25, contrari nessuno. Astenuti 5, la deliberazione è stata approvata. Pongo ora ai voti la sua immediata eseguibilità. Dichiaro aperte l'operazione di voto. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. Legge la votazione la seguente. Presenti 30, votanti 29, maggioranza 21 favorevoli 25, contrari nessuno, astenuti 4, la delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Comunico al Consiglio che sono pervenute questa sera le, le dimissioni del consigliere Giovanni Del Beng. Bene, signori, sono le 22.13, io direi di chiudere i lavori, anche perché... Dovremmo affrontare le emozioni, ma non so se c'è qualche proponente. Bene, grazie. Grazie per la partecipazione. E il Consiglio verrà riconvocato a domicilio. Grazie e buonanotte a tutti.